E rieccoci, bentrovati, bentornati, soprattutto su Studio League. Si riparte con una nuova stagione, competitiva di League of Legends. Non è vero, in realtà la stagione competitiva di League of Legends è la stessa, ovviamente, ma siamo noi che ritorniamo per parlare nella nuova stagione, ancora una volta, del competitivo di League of Legends. Ve lo ricordo, Studio League, un format di approfondimento proprio su tutto quello che riguarda la competizione di League of Legends. Oggi avremo tantissimi argomenti, anche perché siamo in off season, è vero, ma in realtà non siamo in off season perché ci sono comunque tantissime cose da parlare, nel senso che non c'è il deserto di notizie. Ve li anticipo, parleremo dell'EU Masters che si è concluso da poco, dei rumor di mercato, che in questo momento in realtà il rumor di mercato è praticamente quasi solo associato ai G2 Esports, che sono la squadra che necessariamente, evidentemente, deve cercare di cambiare un po' tutto quello che è successo nella scorsa, nello scorso split, in realtà nell'intera stagione più che altro, e poi andremo a parlare ovviamente dei Warzone. Anticipo anche che poi ci sarà un'edizione speciale di Studio League che ci accompagnerà e vi accompagnerà ovviamente durante i Worlds. Come sempre, io sono Francesco Giugno Lombardo, il vostro eSports reporter preferito, e in questo momento adesso tocca, passo ovviamente come sempre la parola ad Andrea, il caro carissimo Vischio che ormai abbiamo imparato a conoscere, che è qui con me, che mi aiuta a gestire un po' tutta la situazione. Avremo anche una novità oggi, ma lascio presentare ovviamente tutto a Vischio. Vischio, è il tuo turno di presentare tutto quanto, ovviamente fare i soliti ringraziamenti, come è sempre successo. A te la parola. Buonasera, buonasera, benvenuti a tutti quanti, bentornati a Studio League, come ha già fatto Deugiamo le presentazioni di rito. È veramente un piacere essere qui di nuovo e, come annunciato ieri in conferenza stampa, c'è stata una conferenza stampa, spero che l'abbiate seguita, nel caso non l'abbiate seguita la potete recuperare sul nostro canale. Studio League ha un nuovo volto, perché il volto di Deugiamo era bellissimo, lo sappiamo tutti quanti, ma serviva un volto nuovo, un qualcosa che desse un po' più di brio, un qualcosa di più frizzante, un qualcosa di più barese, per esempio. Ed è con mio grande onore che vi presento Revilvage, Emanuele Di Vella. Mi fai troppo emozionare, Vischio. Mi fai diventare rosso così. Ciao, ragazzi. No, rosso ci sono già io, non esageriamo. Scusami, non volevo rubarti il colore. Tutto rosso? Perfetto. Comunista? No? No, fisicamente, capelli rossi, okay. Barba rossa, maglietta rossa. Avanti, no, popolo, alla riscossa. Cioè, no, andiamo avanti. Sì, andiamo avanti. Sono onorato e emozionato di essere qua. Esatto. Ed è un onore anche per noi. Ne approfitto al volo, mi interrompo solo un attimo. Comunicazione per la regia: si sente tanto eco quando parla Andrea, quindi ora sicuramente andranno a sistemare e andremo con cosa proseguiamo, con cosa iniziamo, con cosa stava dicendo Revilvage. Intanto tu ti devi presentare, cioè okay. Tu hai detto sì, sono qua. Andrea ha detto che sei di Beri, si dice Beri, è la cosa più importante, non esatto. Quello che faccio, ma da dove provengo. Esatto. No, no, ma sì, poi io sono Revil, mi occupo di casting, shortcasting di League of Legends, tornei, eventi, e in più creo contenuti per le nuove leve dei giocatori di League of Legends. Ammiro tantissimo i tuoi post e le tue stories, infatti, su Instagram, in cui spieghi quelle piccole cose che sembrano piccole, ma che poi in realtà vanno sempre ad aiutare tantissimo quei nuovi giocatori che si affacciano al mondo di League of Legends e che hanno qualche difficoltà. Perché sì, noi qua parliamo di competitivo, ma è chiaro che per arrivare a quel livello competitivo c'è tutto un percorso, e seguire quelle piccole pillole, ecco, magari possiamo chiamarle così, che tu proponi, che tu presenti, sicuramente sono utili, oltre che interessanti, sono proprio utili per aiutare. Certo, non possono aiutare uno come me che non ha le mani, però questo è un altro discorso, diciamo, che ci sono. Nel frattempo saluto ovviamente dalla chat Kinder Maxi. Andrea, io sto prendendo per un momento il tuo posto perché parla. Parlo? Mi senti? Mi eco? Sì, ma c'è ancora l'eco. Quindi aspetteremo un altro po' prima di riaverti con te. Non lo sto scherzando. E ringrazio anche Fox che mi dice che sono ringiovanito. Sarà il taglio nuovo, ma hai visto? Hai visto Dogemo? Hai visto? È vero. Perdo un po' il taglio nuovo, la barba, insomma, perdo un po' di anni. E questo, bene, lo sapete tutti che io ho fatto un patto con il diavolo, non solo per poter parlare di esports, ma anche proprio per rimanere sempre, sempre giovane. Allora, possiamo fare una prova finale? C'è ancora l'eco?
No, è perfetto, Andrea. Adesso puoi parlare quanto vuoi. Vai, tutto tu. Bene. Anche per 2 ore. E visto che adesso posso parlare quanto voglio, io ne approfitto, perché la risoluzione dell'ego, del problema dell'ego, è sempre opera del grande Mattia, che tutto vede e tutto tocca. È forte. E ne approfitto, oltre a salutare Kindred Maxi, salutare Gaetano, salutare Fox che sono qui con noi, grazie per essere qui. Saluto anche la redazione di Adata News, perché la realizzazione di questo programma è stata resa possibile grazie a Mattia, dalla regia, che tutto vede tutto tocca, insieme a Raf, che ci permette di tagliare le clip, e Nicolò Masini, che risolve tutti i problemi, e vi posso garantire che ce ne sono tanti, e il direttore Giulio Gezzi. Salutiamo tutti, però, ovviamente. Vai, vai. Diciamolo. Diciamolo. Cioè, io volevo sentire anche Giulio oggi. Che Giulio che arriverà. Non sarà il nostro ospite a sorpresa, ma arriverà. Non sarà. No, non è il nostro ospite a sorpresa, anche se in realtà l'ospite a sorpresa l'abbiamo annunciato praticamente ovunque, ma è una sorpresa per questa trasmissione, quindi non lo annunceremo, giustamente. L'abbiamo annunciato ovunque, non lo annunciamo in questa trasmissione, giusto Andrea? Facciamo così? Giusto. Infatti giusto. Sta scritto nel titolo. Esatto, ma infatti noi non lo diciamo noi. Non lo diciamo noi, però se lo leggete... Non lo diciamo noi. Se volete leggete sul titolo o andate sui social, mettete i like e cominciate follow, a seguire le varie pagine. Comunque pure chi deve venire. Fatto male? Ho sbagliato? No. Okay. Va benissimo. Non ti preoccupare, non lo diciamo noi in streaming, poi lo presenteremo dopo. E allora, io volevo anche giustamente Revil Veggie prima ha detto è un cast di League of Legends, oltre che content creator, quello che è. Perché non so se dice content creator, content producer, vabbè, insomma, quello fa produzione di contenuti per League of Legends. E noi ci siamo conosciuti in realtà tanto tempo fa, piccola parentesi, perché l'ho preso come caster agli inizi, quando per fare Lega Seconda, per chi è talmente vecchio da ricordarsi Lega, vecchio non d'età, ma vecchio nella competitività, nella scena competitiva di League of Legends, sicuramente si ricorderà si ricorderà Lega Seconda, che era sostanzialmente la serie B del campionato italiano Lega Prima di League of Legends. Tra l'altro è la mia seconda esperienza. Tra l'altro, vedi? Ero proprio un novizio, cioè Nicolò mi insegnava le cose. Non c'è altro che imparare. Questo Nicolò? Nicolò Hybrid sì. Sempre de Beri o comunque delle zone vicine, che ovviamente era caster, adesso fa il coach in giro per il mondo, cerca di capire dove può dare più utilità, mettiamola così, e con la speranza che prima o poi riesca a trovare un team che non si sfaldi sotto altre persone, lui incolpevole di tutto, però sfortunato sicuramente su alcuni aspetti. Gli auguriamo ovviamente il meglio. Allora io direi che possiamo iniziare partendo proprio da quello che è stato questo EU Masters, che in realtà è stato identico allo scorso split. Abbiamo avuto su tanti aspetti, perché noi abbiamo avuto comunque un tabellone che alla fin fine si è concluso allo stesso modo dell'altra volta, nel senso che in finale abbiamo avuto Karmine Corp e Dalla, che è la squadra francese, anche se questa volta non era campione di Francia, perché allo Spring Split si era presentata all'EU Masters come campione di Francia, mentre allo Summer Split si è presentata come seconda. Avevano vinto i Misfits Premier battuti però in semifinale dai Fnatic Rising, quindi come è successo nello split non c'erano i Fnatic Rising, c'erano i BTXL, ma erano comunque una rappresentante dell'NLC, di cui parleremo abbondantemente di NLC ovviamente anche con l'ospite successivo, che non posso appunto nominare perché altrimenti non viene. Emanuele sta diventando un po' anche, esatto. Emanuele, senti, ma tu hai seguito un po' queste EU Masters, che te ne è sembrato? Che impressione hai avuto del... Ho solo seguito le parti finali, mm-hmm. perché non ho aperto League of Legends per tutto agosto, perché sennò andavo in burnout e mi ammazzavo. Giusto così. Allora, poi, quando Fischio mi ha fatto l'offerta di entrare in questo progetto, ho detto che mi devo riprendere e rimettermi in carreggiata. Allora mi sono visto le semifinali e finali, molto molto interessante, anche se mi hanno dato un po' fastidio i Fnatic Rising come hanno giocato. Che senso? Ecco, ce ne mancava un altro che fa male Fnatic, comunque è una donna incredibile. Penso che la giocata più grande
di Ego Play. No, no. Esattamente la stessa draft, anche se hai perso, ti meriti di perdere la partita. E in più di non piccare le cose giuste, non so perché. Mi ha dato molto fastidio sia nella prima che nella seconda draft. Sì, si meritavano di perdere, perché non si gioca così. Non si gioca così, parole pesanti proprio da parte di... Se io fossi stato in quel team e il manager avesse visto quello che abbiamo combinato, io non avrei più le gambe. Direttamente, perfetto. Questo è molto secco, però è, cioè, giustamente esatto. Anche così che deve funzionare. Stavo andando a recuperare io proprio la draft della finale, e perché in effetti noi abbiamo avuto che, perché tu dicevi sì, è ripetuta. Tra l'altro anche l'andamento del game, dei due game, è stato molto simile, cioè con i Fnatic comunque un po' avanti, avevano acquistato un vantaggio, forse più nel primo addirittura che nel secondo, e poi però si facevano rimontare dai Karmic Core praticamente nei teamfight. Fnatic Rising infatti si erano presentati con Gnaro, Viego, Twisted Fate, Varus e Lyona nella prima, e esattamente uguale nella seconda. Loro, così come Karmic Core, nel senso, giustamente, e infatti fatto bene. Cioè, i Karmic Core sì, perché giustamente Fnatic Rising, cioè, allora io mi metto nella testa dei Fnatic Rising e dicono: però stava andando bene, quindi rifacciamola. Dall'altra parte i Karmic Corp dicono: però poi alla fine ci è andata bene, quindi ok, seguiamoli. Stanno facendo la stessa cosa, facciamo la stessa cosa anche noi. E infatti anche il secondo game comunque si è disputato praticamente quasi allo stesso modo, no? Sì, ma il problema sta, secondo me, nella base della draft. Se abbiamo un'immagine, io ve la spiego. L'immagine, stanno andando avanti, stiamo facendo vedere le highlights del primo game. Ok, guardate la team comp dei Fnatic Rising, ok? Loro erano... devono fare l'errore più grande, secondo me, è che quando devono fare la R5 hanno preso Gnar. Ma se tu vedi i 4 pick iniziali, hanno TF, Viego, Varus e Lyona. Ok, quindi hai come possibilità Lyona che può giocare come river support, Varus che può giocare abbastanza safe o prendere prio insieme a Lyona, quindi hanno una doppia possibilità, questa cosa va bene. Anche perché contro Edge e L7 giustamente forza. L'early non è sì. Che vanno avanti 7 ed Ezreal. TF e Ryze si guardano fino a quando non fanno il 6 e vanno in giro per la mappa. Viego per forza power pick dovevi prenderlo istantaneamente, certo. Il problema sta nell'R5, cioè di Gnar. Se ci pensi, la draft dei Fnatic ha una mancanza di ability power. Il danno magico è applicato solo da TF e leggermente da Lyona. E non TF è, ricordiamo, è comunque non è nemmeno un E quello è il problema. Esattamente. Quando tu vai a prendere campioni come Lissandra e TF, sono campioni che sì, possono fare danno magico, ma hanno per forza bisogno di un sostegno vicino. Per forza. Non puoi calcolarlo come APKR singolo. Esatto. Hai per forza bisogno di un aiuto. Per questo tu hai per forza bisogno di un AP anche o in giungla o sulla corsa superiore. Quindi abbiamo bisogno di un danno magico contro, abbiamo già visto Renekton, il primo counter, uno dei primi counter di Renekton che può giocare tra qualità è Kennen. Tu lì prendi per forza Kennen. Hanno Renekton contro, hanno bisogno di AP, possono giocare per il teamfight, c'hanno Varus che può continuare il setup o iniziare il setup per l'ultimate storm di Kennen. Prendi Kennen. No, hanno preso Gnar. Quando hanno preso Gnar hanno perso la draft. Hanno proprio totalmente distrutto qualsiasi cosa, secondo me. Questo errore si è visto durante la partita. TF non riusciva a spostarsi. Infatti durante le partite, due o tre volte, non so se girando, gli è stato bloccato il destino e non riusciva più a giocare in mappa con gli altri, a differenza di Ryze e della comp dei KC. Verissimo. La domanda da Bronzino, tra l'altro, può essere... La domanda da scarso che ti posso fare è: ma andare a prendere Gnar
è vero, hai un comp da fight, puoi fare tante belle cose, ma non ti pecca un po' di mancanza di ciccia? Non c'è niente che possa tankare? A parte non prendere Gnar, dici? Gnar comunque tanka un po' di più. Sì, è vero, ma hai una grossa lacuna nella team comp. E comunque hai Leona che comunque è un po' di HP che va in avanti. Sì. Il problema quindi... credo anche sia che tu non hai bisogno nemmeno di tankare. Cioè, nel senso, nel team nemico non è che hai bisogno di tankare perché fanno danni per poi... Cioè, hai un team dall'altra parte che comunque ti deve entrare in un secondo shottarti. Cioè, in un secondo devi scomparire per come è organizzato il team... avversario. Renekton che ti entra subito dentro, Jarvan che ti ulta ovviamente ti blocca pure in un posto, Ryze che arriva e cerca di fare più danno possibile su tutto. Quindi il tuo obiettivo ovviamente è quello di spreadarti il più possibile, di distribuirti il più possibile nella porzione di mappa in cui sta avvenendo il teamfight, in modo da evitare che tu prenda tantissimi danni da un solo campione, che non dovete stare tutti sullo stesso pixel, perché sennò scoppiate. Esattamente. Poi l'altro problema è che, a differenza del KPC, i Fnatic non devono giocare front to back, ma devono giocare di Wombo, che è un altro setup di fight. Non esiste solo uno. Questo è che è più difficile da eseguire, tra l'altro. Esattamente. Quindi tu hai setupato la draft così, si è incastrata in quel modo, perché ovviamente tu non puoi calcolare il 100% della draft, perché c'è sempre l'incognita di quello che andrà a fare l'avversario. Si è incastrata così, applichi quella cosa. Tra l'altro, vorrei aggiungere che mentre Kennen se la può cavare contro Renekton, tu dall'altra parte c'hai Ezreal che deve giocare da Pussy e Varus Redside. Quindi se te la giochi bene puoi prendere anche tutti i tag che vuoi, perché hai il vantaggio del side e il vantaggio di avere Varus Redside. E anche un'altra cosa, secondo me, è il vantaggio, perché Kennen, buildando tranquillamente la Zonia, nel momento in cui è anche un counter per la comp avversaria, perché nel momento in cui si fiondano dentro, anche solo per prendere Kennen o qualcuno vicino a lui, Kennen entra, ulta Zonia e fa danni, stunna senza problemi e non prende nemmeno troppi danni. Quindi è un counter più o meno a quella comp da instant shot quasi che avevano i Carmine Corp, o sbaglio? Ma puoi farli vedere? Per piacere, regia. Non ce l'ho sotto mano. Renekton, Jarvan, Ryze, Ezreal e Set. Ecco. Allora, c'è anche da Ezreal, dire. Ezreal, ovviamente, a parte Ezreal, perché quello ovviamente sì, rimane più lontano e lì è un altro discorso. C'è anche da dire che Gnar viene anche abbastanza canterato da Set. Perché è vero, Kennen può essere spostato come Gnar. Ma a differenza di Gnar, mentre Gnar deve fare il salto, poi deve fare Gnar e lo stun, Kennen arriva e ti fa istantaneo. Esatto. Capito? Ti fa lo stun della ultimate e in più te lo riapplica con le sue skill normali. A quel punto Set ha molta più difficoltà di giocare contro il top laner. Invece Gnar, e si è visto anche in un fight molto particolare verso la fine, mi sa che del secondo o del primo game, dove Gnar stava per trasformarsi e appena si stava per trasformare Set l'ha completamente negato. Ma perché non può giocare? Semplicemente appena Gnar si va in avanti Set lo zona. E questa cosa è molto importante, perché oltre ad avere il setup buono per Set, Set fa più del suo dovere. Oltre a cancellare il pick dell'avversario, regala il setup front to back che può essere buono per il KPC. E memoria di questa cosa, infatti Carmine Corp lo prendono loro Kennen nel game successivo, nel terzo. Però qua in questo caso la comp ovviamente dei Fnatic non era la stessa. Esatto, la comp dei Fnatic non era la stessa e quindi vengono qua fregati. Perché poi in realtà Fnatic Rising comunque è vero, perdono i primi due game giocandoli praticamente allo stesso modo con la stessa draft, tra l'altro sottolineo anche i banner erano gli stessi. E tutto identico, uguale. Però l'ordine pure, tutto, qualsiasi cosa, tutto. Però dimostrano comunque, poi hanno dimostrato dei Fnatic di sapersi evolvere, di capire i propri errori. Forse ci hanno messo un game in più per capire i propri errori, questo sicuramente sì. Però hanno capito i propri errori, soprattutto appunto in fase di draft, come dicevi tu, e hanno sistemato in qualche modo, perché poi vanno a recuperare, arrivano addirittura al 2-2 contro quelli che erano i campioni in carica. Tra l'altro qui apro piccola parentesi, perché ci sono anche delle
curiosità, diciamo, poi ti lascio fare la parte analitica a te. Ci sono delle curiosità perché ovviamente avevamo il Karmine Corp, che era la prima volta che lo stesso team arrivava in finale dell'Euro Masters per la seconda volta, non era mai accaduto. Quindi era la prima volta che Karmine Corp, tra l'altro nello stesso anno consecutivo, quindi arrivavano in finale dell'Euro Masters per la seconda volta, e non era mai capitato nemmeno che una finale fosse disputata consecutivamente da due squadre delle stesse IRL. Quindi una cosa totalmente atipica. E alla fine il record, diciamo, se c'era questo derby Francia-Inghilterra che ormai prosegue dalla guerra dei cent'anni, alla fine questo derby lo hanno vinto, purtroppo per noi italiani, i francesi. Ma vabbè, pazienza, ci fanno comunque simpatie, no? Senza contare che i francesi in realtà rischiavano anche di finire entrambe in finale, perché i Fnatic Rising sono partiti dai play-in. Esatto. I Fnatic Rising sono partiti dai play-in, nessuno li dava per candidati alla finale, contro i Misfits Premier soprattutto. Esatto. Anche lì è stata una partita strana quella contro i Misfits Premier, sotto tanti aspetti. Tra l'altro finita anche lì 3-2 al quinto game, quindi anche lì poteva andare in un modo o nell'altro. E io ti devo assolutamente fermare perché abbiamo un sub e dobbiamo ringraziare tutti. Io non me ne ero accorto, non me ne accorgo mai. Stavo guardando la partita, perdonami Serwolf, e grazie per il sub, grazie per il tuo sostegno al canale e spero che ti piaccia ciò che vedi. Benvenuto. Non si può perdere contro i francesi. Giustissimo, hai ragione. Giusto, e ha ragione. Giusto, purtroppo loro non avevano materazzi e non ci possiamo fare, ma soprattutto erano i Fnatic. Più che i Fnatic, è l'anno dell'Inghilterra in senso negativo. Ah, ecco, perché certo. Sappiamo benissimo che perdono la finale dell'Europeo, arrivano secondi nella staffetta 4%, tra l'altro adesso espulsi perché in realtà uno era dopato dopo aver accusato gli italiani. I Fnatic in più, pure i Fnatic hanno perso già 5 finali se non sbaglio in quest'anno, nel solo 2021, perché hanno perso la finale dello Spring 2021, la finale del Summer 2021, questo nella NLC, finale dell'LEC Summer 2021, finale dello Stage 2 Masters di Reykjavik di Valorant. Siamo a 5, 1, 2, 3, 4, mi sa che me ne manca una che non ricordo qual è, ma evidentemente ce n'è anche un'altra. Te le sei segnate, ce l'hai a morte, che te ne ho fatto del gemo? Sì, li detesta, è incredibile. Vabbè. No, no, è semplicemente dato statistico, cioè a me piacciono i dati statistici, quindi è giusto segnarsi e tenere. Tra l'altro, invece, un'altra curiosità qual è? Che tra l'altro è stata l'ultima apparizione dei Fnatic Rising come rappresentanti della NLC britannica, dell'NLC, che è il campionato Northern, che include paesi scandinavi e Gran Bretagna più Irlanda, cioè poi ne parleremo ovviamente magari con l'ospite, stavo per dire il nome, mannaggia, con l'ospite che arriverà tra poco, è tutta un'unione di paesi scandinavi, Gran Bretagna e Irlanda, geograficamente parlando, quindi come isole, perché sappiamo già, è ufficiale, che i Fnatic Rising dal prossimo split, dal 2022, si spostano invece con una collaborazione col team Queso, che sarebbe Team Formaggio in realtà sostanzialmente, in Spagna, nella Superliga Spagnola. Ma cambieranno nome? Non è chiaro questo. Perché è stato presentato semplicemente come Team Queso per Fnatic. Ora potrebbe essere un, come fanno i G2, che comunque in Spagna si chiamano G2 Arctic, può essere SK Prime, come sono appunto gli SK Gaming in Germania. Potrebbe appunto essere però BTXL Fnatic, BTXL, esatto. Ora i Fnatic ad esempio non si chiamavano Fnatic Leo Masters, ma si chiamano Fnatic Rising. Potrebbe essere un Fnatic Queso o un Queso Rising. Ora
non è chiaro, però questo rientra tra l'altro nelle modifiche che sono state fatte al circuito della IRL decise qualche mese fa a tavolino tra Riot Europa e le varie squadre dell'LEC, per cui dopo votazione si è deciso che alcune nuove regole per l'IRL, di cui tra l'altro abbiamo parlato qualche settimana fa durante la prima stagione appunto qui su Studio League, la più importante è che ci potranno essere un massimo di due Academy di squadre LEC per ogni IRL. È stata riformulata e risistemato anche tutto il sistema delle Major e delle Minor League, è stato uniformato più che altro, non ci sono più differenze tra quelle che sono le Major, cioè le Major devono essere tutte uguali fra di loro, le Minor devono essere tutte uguali fra di loro. Questo va a penalizzare ad esempio il PG Nationals, che sappiamo già che nel prossimo split, nei prossimi due split, nel prossimo anno 2022, non avrà ad esempio più il bracket a doppia eliminazione, perché Riot ha detto no, non si può fare più, devono essere uguali tutte fra di loro. Ai playoff vanno solo le prime quattro, tra l'altro, e si scontrano prima contro quarta, seconda contro terza. Chi vince va in finale, fine. E avevamo il format più bello d'Europa, che tutta Europa ci invidiava, ce l'hanno tolto, pazienza. In più è stato deciso anche che per quanto riguarda le IRL non solo ci devono essere massimo due, ci possono essere massimo due, non c'è più l'obbligatorietà per una squadra dell'LEC di avere un Academy, ma l'altra novità è che non deve essere necessariamente la squadra a competere, ma può anche avviare una collaborazione con una squadra già esistente. Questo appunto è quello che fanno vedere i Fnatic, che si sono spostati dall'NLC, si sposteranno nella Superliga con una collaborazione con il team Queso. Tra l'altro team Queso in cui avevo giocato anche in italiano, se vi ricordate aveva giocato Demon un paio di anni fa, o forse addirittura il 2020, ora non ricordo, forse era proprio il 2020 quando Demon ha giocato per il team Queso, posto dei Fnatic Rising, che nell'NLC sarà invece preso dagli Astralis, dall'Academy degli Astralis. Demon, che tra l'altro vi ricorderete, fresco vincitore della Teta League seconda edizione. Con un bel ti piace vincere facile. E dicevo, poverino, nemmeno si allena più raramente. Ma infatti è stata una bellissima finale combattuta anche, quindi non è vero. Non è vero. Tra l'altro, il problema dell'avere le accademie è che c'è stato un po' di giri di accademie, di cambi, cose. Perché, che cosa è successo? I Fnatic si spostano in Spagna, però dall'Inghilterra nel frattempo si sono aggiunti già gli Astralis. Esattamente. Questo va a creare anche un movimento nelle Academy. Di solito le Academy sono sempre fisse, invece se tu vai a creare più movimento nelle Academy non vai anche a fare riciclaggio di nuovi giocatori? Mi posso sbagliare per questa cosa? No, è giusto, ma c'è anche un problema in Spagna adesso in questo momento, perché in Spagna in questo momento avrai Fnatic, G2 e Mad Lions, una delle tre deve sloggiare, e non saranno sicuramente i Fnatic perché sono appena arrivati. Non penso che possano essere i Mad Lions, perché i Mad Lions sono storicamente un'organizzazione spagnola. Mad non sta per pazzi, sta per Madrid. Quindi è chiaro che non possono essere loro a spostarsi. Quindi se qualcuno debba spostarsi, come già era stato vociferato, potrebbero essere proprio G2 Esports. Tra l'altro c'è anche un problema adesso in Francia, allo stesso modo, perché in Francia in questo momento abbiamo l'Academy dei Misfits, l'Academy dei Vitality e l'Academy, se la faranno, dei BDS, che è già un team che compete nella LFL francese, ma che dal 2022 sarà anche all'interno dell'LEC, e quindi non possono esserci tre Academy in Francia. Quindi anche lì i BDS si dovranno spostare in un'altra lega. C'è uno spazio in Polonia, perché ad esempio in Polonia abbiamo solo gli Agorog, che sono l'Academy dei Rogue. Sono tante possibilità, in Germania ce n'è una sola pure, perché con l'uscita dello Schalke 04 adesso sono rimasti solo gli SK Gaming. Perché lo Schalke 04 resta Schalke 04, ma non sarà più un'Academy. Esatto, quindi non conta più come Academy, quindi non va a bloccare quello slot, il secondo slot che il regolamento vieta di avere sostanzialmente. Movimento in Spagna, tra l'altro, che c'è stato, con una novità che mi sa che ti sei dimenticato di dire, perché in Spagna ci sarà un nuovo team fondato dallo streamer Ibai Amos e Piqué, il celebre difensore del Barcellona, Piqué. Sì, esatto. Sull'onda di Cameto, che è con i Garmin Corp, insomma.
Esatto, diciamo che eBay cercava un team da un po', aveva annunciato già qualche tempo fa che aveva l'intenzione di fondare un proprio team e di poter competere nella Superliga di League of Legends. Finalmente l'ha trovato, e tra l'altro non è l'unica novità della Superliga, perché c'è stato anche un altro team che arriva da un'organizzazione sportiva basca, che prenderà il posto dei BCN, della BCN, ora non so come si debba dire in spagnolo, BCN in italiano, se vogliamo farla semplice, e anche lì ci sarà un altro team nuovo. Quindi la Superliga, comunque, anche lei è andata in una ristrutturazione veramente importante. Un'altra notizia che in realtà, parlando sempre di LEO Masters, potrebbe interessare noi italiani. Poi per un po' mi taccio perché sembra che, perché lo so che poi occupo troppo spazio, sono ingombrante. Lo E ho il spazio è tuo, discorso non che scherzare. in Francia gli M Chess, ad esempio, hanno perso il relegation e quindi non faranno più parte dell'LFL nel 2022. Ciò va ovviamente a significare, porta a poter pensare che, siccome sappiamo benissimo che gli MCS hanno tantissimo interesse anche in Italia, perché esiste MCS Italia, potrebbe portare un loro interesse nel entrare all'interno del PG Nations. Ora, sappiamo benissimo che, tra rumor vari, si sa che i Gaia potrebbero essere interessati a vendere il proprio slot all'interno del PG Nations. Potrebbe essere questa sicuramente una possibilità per rivedere gli MCS in una IRL. Io Bisogna vedere se i spero Gaia. in Dio che MCS faccia qualcosa per il PG. Bisogna vedere innanzitutto se i Gaia saranno in grado di vendere lo slot, cioè se lo potranno fare, perché teoricamente da squalificati lo slot dovrebbe tornare a Sì. PG. In realtà loro non sono squalificati al momento, cioè Al non momento abbiamo non sono comunicazioni squalificati. ufficiali in Stavo merito. pensando, ma con tutti i casini che hanno combinato, che si stanno combinando, si è capito alla fine che cosa succederà con i Gaia? O Ci non si sono capisce? indagini. Vedi, ma ad esempio anche mo Doge mi ha detto, no, è in realtà, queste sono tipo le leggi italiane, non puoi, non sono squalificate, però Vischimo pensava, no, ma loro se ne dovrebbero andare, quindi lo slot ritornerebbe PG. a PG, mo di chi è lo slot? Che deve succedere mo? Questo Al non capisco. momento lo slot è di Gaia. Al momento. Oh, Poi ok. MCS aveva un team. Ha ceduto il team a una sconosciuta società mai sentita prima, chiamata Teleta Esport. Mai sentita prima. No, Ma scusami, se l'ha ceduta, quindi vuol dire che non stanno insieme. non stanno No. insieme, assolutamente no. Ok. Facciamo un attimo di chiarezza. Facciamo un attimo di chiarezza. Atleta Esport, MCS Sì. Italia, no, non c'entrano Comunicato. niente. Non hanno nulla in comune. Non hanno Clippatela e nulla in diffondetela. comune. Prendete questa notizia, Non hanno nulla in prendetela, comune. tenetevela lì e per favore tenetevela anche come cosa fissa. Non hanno nulla in comune e non Nella avranno nulla tazza in della comune. mattina quando vai in Hanno colazione, collaborato, MCS hanno sicuramente con il giorno collaborato sbagliato. per alcune iniziative, alcune tornei minori che sono stati fatti all'interno della scena competitiva italiana. Sì, certo, ma non hanno nulla in comune in termini di proprietà o di consulenza nemmeno. Cioè, non è quello che poteva essere qualche split fa il rapporto che ad esempio c'era fra MCS e Romulea, E Romulea. che comunque Esatto. erano due proprietà in ogni caso separate, erano due entità separate in ogni caso, ma in quel caso ovviamente c'era MCS che, giustamente, essendo Romulea una realtà nuova e appena arrivata, aveva bisogno comunque di affidarsi a qualcuno che fosse un po' più esperto, e quindi aveva preso MCS Italia come consulente. In questo caso, cioè, sostanzialmente MCS aveva preso le proprie competenze in termini di staff e le aveva date a Romulea, così non doveva andarsi a cercare chissà dove. Ecco, in questo senso qua si parla di esperienza, ma non c'è nemmeno questo tipo di rapporto oggi fra MCS Italia e Atleta League, visto che Esport. scusa, Atleta Esports, sì, perché adesso abbiamo Atleta News, Atleta League e Atleta Esports, e Atleta TV, che è il canale E Twitch, Atleta e io TV. mi confonderò quindi Che sempre, casa è. sostanzialmente. E quindi sono due cose, due entità totalmente separate.
Tra l'altro, appunto, atleta eSports che invece fa parte in questo momento del circuito Tormenta, perché appunto ha preso il team che stava al suo interno. Dovrebbe addirittura rimanere nel Proving Grounds, se non ricordo male le regole, perché dovrebbe perché si è classificato in top 4, quindi dovrebbe rimanere all'interno del Proving Grounds anche per il prossimo split, e contemporaneamente ovviamente partecipare al circuito Tormenta. Esatto, dovrebbe si è qualificato terzo in realtà, perché sì, primo sono gli Sports intendo. Empire, cioè, secondo... è rientrato comunque nella top 4 e quindi sì. È tranquillo che rimarrà nel Proving Grounds, che è la serie B del PG Nationals, anche per il prossimo split. Sì, dovrebbe. Non ho detto basta. una mizzicata. No. Perfetto, ok, sai come. Allora, comunque tornando giusto. Adesso io... Sì, dicevi? Neville, non volevo interromperti, scusa. No, vai. Comunque è giusto che si faccia chiarezza, perché, se devo essere sincero, anche io all'inizio avevo confusione su Roglia e MCS. Infatti ho chiesto direttamente quale fosse il collegamento, poi... Cioè, e io che comunque ci sono stato dentro, ero confuso e ho dovuto chiedere, quindi... Diciamo che più o meno può andare bene la confusione, però l'importante è non dire cose che non si sa e basta chiedere. Esatto, l'importante è chiedere. Basta chiedere. Difficilissimo. Difficilissimo, troppo difficile. Ammette di non sapere una cosa e chiedere, è troppo difficile. Giustissimo. E allora, detto ciò, io vorrei un attimo ritornare per l'ultimo segmento al European Masters, perché volevo affrontare anche il discorso delle italiane, di cui finora non abbiamo parlato, anche per un motivo semplice, cioè che questo split non è andata bene. E anche se un bene che secondo me, poi ovviamente chiedo a Revil, non è un bene, cioè un bene che va preso per le pinze, perché forse c'eravamo forse troppo illusi lo scorso split. Addirittura lo scorso split abbiamo portato per la prima volta due squadre nella main event della fase gironi, una delle due era passata in top 8 al tabellone, l'altra che erano i Makers, l'altra i Macho, che avevano sfiorato addirittura con un comeback nella seconda settimana pazzesco, avevano sfiorato la qualificazione anche loro in top 8in un girone difficilissimo. e forse c'eravamo un po' illusi, non lo so, Revil, perché poi siamo arrivati a questo split che Outplayed fanno benissimo nel girone, ma come già è successo le altre due volte di Raccoon negli anni scorsi, poi non riescono a superare la fase di knockout, perdendo 2-1 contro comunque gli Aporog, che sono una signora squadra polacca, e i Machico, che inseriti in un girone di ferro in cui trovano i futuri campioni detentori e futuri campioni Karmine Corp, che chiudono purtroppo 0-6. Però anche qui non mi sento nemmeno di dire facciamo schifo. No, allora io penso che da un punto di vista il problema non è totalmente dei giocatori italiani. Mi spiego meglio. Hai mai giocato un fighting game del Gemo? Sì. Che ne so, Tekken. Mm-hmm. Ok. Tu dici, gioco a casa con il mio amico a Tekken, lo batto 10-0. Spingiamo i tasti a caso, ma lo batto. Una volta mi è capitato, ho vinto spingendo i tasti a caso, giuro. Ok. È il succo di Tekken, tra l'altro. Che succede nel momento in cui tu vai a un torneo ufficiale di Tekken? E prendo le scopole ovunque. Esattamente. Perché non sei abituato a quel livello. Io penso che il problema attuale è che, magari mentre un team, faccio un esempio, Magico o OP, sono estremamente più forti nei determinati casi di altri team italiani, il problema è che purtroppo, anche se vanno a stompare altri team italiani, non hanno l'abitudine del livello che poi incontreranno alle U-Master. Cioè, se sei abituato ad avere contro un livello, che ne so, A, e poi vai alle U-Master, ti ritroverai a giocare per forza contro un livello B, del quale non sei abituato, ed è giusto che tu vada a perdere. Quindi, su un certo punto di vista, non gli do tanta colpa, perché nel momento in cui tu ti alleni sempre in quel determinato livello,
vuol dire che farai il passo in avanti e potrai giocare anche contro loro. Ma dal momento in cui tu non ti allini mai contro o in quel determinato livello, non potrai mai giocare effettivamente ad avere un fair game. Non so se mi sono spiegato. Sì, sì, che poi io non penso che sia una questione, voglio aggiungere. No, no, vai Andrea. Io lo interrompo proprio sul momento, perché mi ricordo quando è venuto Corax qui, sì, che ci ha parlato già dei suoi progetti per Leo Master e tutto quanto, e lui ci diceva: beh, noi in realtà ci sentiamo pronti per Leo Master, siamo in grado di affrontarlo, a meno che non succeda quello che è successo nello split dello Spring Split. Perché nello Spring Split abbiamo avuto un girone orribile. Bene, poteva andargli peggio? Sì, gli è appena andata peggio, perché loro, cioè il livello di Machko rispetto a quello degli Outplayed, senza nulla togliere gli Outplayed, che comunque hanno espresso tantissimo bel gioco, il livello di Machko era molto alto. Era molto, ma tanto. Però vedi, invece, qual è il problema? Anche se è molto alto, però si sono trovati Maus. Quali hanno giocato? Sì, ma si sono trovati Maus, Ukam e Carmine Corp. Cioè, ho capito, ma mentre queste squadre sono abituate a giocare a un determinato livello, Ukam me l'ha nello Spring. Cioè, mentre queste squadre sono abituate a giocare a un determinato livello e quindi sanno come comportarsi, purtroppo i Machko non hanno questa esperienza che purtroppo manca per giocare in questo livello. Quindi probabilmente i Machko hanno avuto la potenza e la forza di combattere contro questi determinati player, ma avevano la mancanza dell'esperienza. Se ad esempio dovessimo prendere il team dei Machko, li facessimo giocare ogni giorno a quel livello, ti assicuro che anche loro avrebbero la possibilità di giocare e vincere anche determinate competizioni. Qual è il punto? Che fin quando il livello base dell'italiano, del competitivo italiano non sale, saremo sempre un passo indietro, perché andiamo a mancare questa esperienza importante, ovvero di giocare a questo livello successivo. Fin quando non arrivi al livello successivo non avevi esperienza. È un po' come quando giochi a LOL e dici: ok, io sono diventato più forte e da Silver 4 sono arrivato a Silver 1. Ma tu, una volta che arrivi a Silver 1, devi subire l'esperienza di gameplay dei player Silver 1, che è totalmente diversa da quelli di Silver 4. Per quanto sia un bacio a tutti i Silver, per quanto sia comunque basso il livello, è comunque diverso il gameplay. Quindi tu ti devi abituare a giocare a Silver 1 e poi con la tua forza salire. Poi una volta che tu arrivi di nuovo a un grado che non hai mai toccato, devi anche lì fare esperienza di quel grado. Ti faccio un esempio ancora. Una volta che tu sei Platino 4, ok, salgo e arrivo a Platino 1. Ti assicuro 100% che il gameplay di Platino 1 è totalmente diverso del gameplay di Platino 4 e ti devi abituare. Tu puoi anche essere e ti trovi in Diamond. Ci sono molti casi nel Platino 1, finiamo qui fino alle 7. Finiamo qui che tu già mi parli, tu parli di Platino, qua io e Francesco non capiamo quella parola, quindi non sappiamo di che stiamo parlando. Comunque le richieste e la velocità di partita cambia e tu ti devi abituare. Fin quando non tu puoi anche essere forte a fare ammazzate e uno contro uno, ma fin quando non ti abitui a quel gameplay che è totalmente diverso dalla tua lega, non potrai vincere. Esatto. È questo che manca a noi. Io sono d'accordissimo su questa cosa e su un aspetto in particolare, ma prima di approfondirlo saluto ovviamente Foma in chat, e lo saluto perché mi fa sempre piacerissimo quando viene ad ascoltarlo. Io cerco anche sempre di inseguirlo per averlo prima o poi ospite con me, per poter parlare con lui, ma lui non vuole mostrarsi in volto e io rispetto ovviamente, cioè in volto non ha interesse a parlarne più di tanto così, però io spero che prima o poi di averlo ospite in qualche trasmissione, che ricordiamolo ex coach dei Makers che arrivarono top 8 Leo Masters, tra l'altro non stiamo parlando del primo arrivato. E io volevo approfondire proprio questa questione, Emanuele, perché tu hai parlato di velocità di partita, a cui io voglio aggiungere, cioè che in realtà è strettamente correlato a quello, la concentrazione e mantenere alto il livello di concentrazione e di focus per tutta la durata della partita, perché quello è l'aspetto che secondo me è andato a mancare ai Machko, non dico alle italiane, parlo ai Machko, perché gli Outplayed hanno fatto tutto il massimo che potevano dare, lo hanno fatto, gli Outplayed credo che non abbiano nulla da recriminare. E penso che lo stesso in realtà si possa dire dei Machko, nel senso che hanno dato il massimo che potevano dare. Ma il problema, come dicevo, è un problema esterno a loro, a quello che possono effettivamente dare. Perché una cosa è che tu giochi giochi PG Nationals contro le squadre italiane, al di là che tu puoi fare tutte le scrim che vuoi contro i migliori team europei,
ma sicuramente quando poi vai a giocare la partita di torneo delle EU Masters è sicuramente una cosa totalmente diversa, ovviamente non ti giocheranno. Ed è proprio per questo che hanno fatto l'Iberian Cup, hanno allargato l'Iberian Cup. Perfetto, esatto, credo che sì, questo è esattamente nello stesso indirizzo, tra l'altro allargato ovviamente a livelli anche amatoriali, ed è quella la cosa fighissima. Ora te ne lascio parlare a te, guarda, finisco solo questo discorso, perché i Machuco comunque hanno chiuso 0-6 e, come dice Foma, avevano sicuramente un girone che era il doppio più difficile, sì, di quello dello scorso split, perché su questo non c'è dubbio, perché lo scorso split avevi UCAM, Mousesports e mi sfugge la terza, era la squadra di Luminar, era una squadra polacca, non mi ricordo se erano gli Luminar o erano gli Agorog, ma credo fossero gli Luminar, se non ricordo male, andando a memoria. E gli Luminar anche sto giro non è che abbiano fatto chissà che cosa. I Mousesports erano un buon team, tra l'altro in cui c'era Leader, che era arrivato, che poi è andato in LEC, quindi orfani di Leader, ma comunque un ottimo team che però ha fatto 3-3. Cioè lo scorso split i Mousesports avevano passato il girone, prove a discapito dei Machuco nello spareggio. Questo split i Mousesports chiudono terzi e non passano il girone, perché il livello del girone si è letteralmente alzato con Carmine Corp, che è secondi, ma poi vincitori dello split nonostante abbiano perso Adam, e si è arrivato Cabochard, e Vodafone Giants, che comunque erano i vincitori della Superliga Spagnola. Anche perché ricordo che, se uno va a vedere le partite di Machuco, i primi tre game erano game in cui avevano la partita sotto controllo e che potevano benissimo vincere. Il problema qual è? Passata i 30-35 minuti, anche un minimo calo di concentrazione che tu non riesci a mantenere magari per tutta la partita, perché, come dici tu Emanuele, non sei abituato a giocare a quei livelli per così tanto tempo, poi li vai a pagare. Esatto, infatti non ho usato a caso quella parola. Sono contento che tu l'abbia... L'ho carpita subito, proprio l'ho presa e ho detto mia, gliela devo usare. Bravo, bravo. L'abbiamo visto alla finale dell'LEC, i Mad Lions, così, gli spagnoli sanno fightare. Sì. E neanche poco. Ma poi sanno sempre il momento giusto in cui fightare, e anche quello di non è sufficiente saper fightare nel momento giusto, nel momento più corretto. E quello è il segreto, fantastico. Andrea, parlavi dell'Iberian Cup. Io parlavo dell'Iberian Cup perché l'Iberian Cup, visto che mi hai detto ne parli tu, è stata annunciata di recente. Prima era una cosa stretta, correggimi, perché io ho letto qualche notizia, era una cosa stretta solamente alla Spagna. Le prime due edizioni le hanno vinte i Mad Lions, l'ultima l'hanno vinta i Giants, se non sbaglio. I Giants. E quest'anno è stata allargata ad altre squadre, all'Italia e al Portogallo. In collaborazione con Italia e Portogallo parteciperanno sicuramente i Machuco alla fase finale, insieme ai Karma per il Portogallo, esatto, e chiaramente le squadre spagnole. Però la cosa interessante di questa competizione è che è allargata anche al circuito amatoriale, perché ci sarà un qualifier a cui si può iscrivere chiunque. A questo qualifier si può iscrivere qualsiasi team, esattamente come nel Tormenta, si può iscrivere qualsiasi team, può partecipare a qualsiasi team e poi arrivare, farsi vedere, giocare, arrivare a un tipo di gioco anche più alto ovviamente, e si va a giocare la qualificazione con altre squadre, perché ci sarà il qualifier a cui parteciperà anche il vincitore del circuito Tormenta. Esatto. Se non erro. Di ogni singolo stato, cioè il vincitore della Tormenta spagnolo, del Tormenta portoghese e del Tormenta italiano. Esatto. E niente, l'unica cosa che so è che parte il 16 ottobre e si vedrà, in un certo senso. Sarà una competizione sicuramente molto interessante da seguire in un periodo di tempo in cui non c'è molto. Perché sarà intervallata dai mondiali. I mondiali solitamente, anzi questo addirittura parte durante i mondiali e poi va a finire successivamente. E grazie Sozza che mi corregge, che mi dice subito, era già in Portogallo perché da lì nasce Iberian ovviamente. Sì, c'era già il Portogallo, ma comunque sempre in... diciamo che non era strutturato allo stesso modo, nel senso ci andava forse le prime due o tre o quattro squadre del Portogallo. Adesso ovviamente del Portogallo si aggiunge non solo il top della squadra della scena professionistica, ma anche, o semi professionistica se così vogliamo dirla, ma anche della parte amatoriale, così come invece l'Italia proprio entra in blocco in toto. Ora, ad esempio su fandom
sulla pagina fandom dell'Iberian Cup, e tutto il Portogallo addirittura, interessante, riguardavo solo le prime quattro, tipo una cosa del genere. Nell'Iberian Cup 2021, ad esempio, c'è chi ha fatto, cioè sul fandom trovate chi potrebbero essere, perché in realtà non è stato specificato, ad esempio, dell'Italia, cioè specificato le prime due dopo i match, cioè sostanzialmente la top 3, la prima che va direttamente alla fase finale, le altre due che invece vanno a fare qualcosina di differente, diciamo, partono un round prima, ecco, mettiamola così. Se non penso che venga fatto un torneo apposito, ma semplicemente andranno a partecipare seconda e terza classificata, che significa Outpaid e Axolot. Però sì, è anche bello, perché vedremo G2 Arctic, Movistar Riders, i White Dragons del Portogallo, Mad Lions Madrid, Cream Real Betis, e poi ovviamente interessante capire chi sarà la squadra vincitrice dell'Italia, del circuito totalmente italiano. Quindi noi in questo momento abbiamo quattro squadre italiane, non sappiamo quali, a parte Macico, che sono l'unica squadra confermata, perché c'era scritto anche nel comunicato, ma avremo quattro squadre italiane che parteciperanno, più una possibile quinta, perché se il qualifier globale europeo viene vinto, europeo inteso sempre Spagna, Portogallo, Italia, cioè è un qualifier unico comune a tutti, se viene vinto da un'italiana avremo un'altra squadra italiana partecipante, che non può fare altro che piacere. Questo probabilmente sarà una competizione in cui prenderemo un po' di sberle, però comunque sarà un modo come un altro per... E non è detto, sai, non è detto. Più che altro a me la cosa che interessa capire, che penso interessi capire in realtà a tutti, perché è come si svilupperanno i team, le squadre vere e proprie, cioè i roster quali saranno, perché è chiaro che non saranno, credo io, al 95%, mi tengo quel 5% di smentita, al 95% non saranno gli stessi che abbiamo visto finora, a meno per qualcuno ovviamente possa cambiare, perché molto spesso comunque i contratti, anche se fatti annuali, qualcuno li aveva annuali, vengono fatti comunque fino alla fine del Summer Split. Questa ovviamente è una novità che cambia anche l'equilibrio da questo punto di vista, ed è un qualcosa, fatemelo dire, che spinge le organizzazioni e le squadre a fare dei contratti che abbiano durata più lunga, cioè piuttosto che fare un singolo split vado a fare un intero anno. A me quello dava fastidio, dicevo, cioè, anche quando mi è capitato di lavorare nei team, a me dava molto fastidio che un player o anche un coach, comunque una figura del team, dell'associazione, venisse pagato per split. Quando, vabbè, questo fa anche parte del... Perché non riesci a costruire così, PG ti dà per il team. Il problema è che se tu paghi il player per lo split, ma non calcoli tutto quello che il player ha dovuto passare per allenarsi prima dello split, durante, sono un botto di mesi che il player non viene pagato. Fatemi dire, infatti, scusami, ti interrompo al volo, giusto per dirlo al volo, poi giuro che non parlo per un po', anche perché poi tra un po' dobbiamo andare a prendere sozze, che ad esempio io so, non so, giuro che non so come funziona per le altre squadre, credo che molte seguano questo esempio, ma io so per certo che ad esempio gli Axolot pagano dal momento in cui si firma il contratto. Ok, questa cosa è buona. Perché esatto. se ad esempio... E danno qualche contributo per quando fai i tryout, cioè... Per il tempo passato come tryout, però il contratto non te lo fanno firmare. Cioè, questa cosa per me è assurda. Cioè, addirittura essere pagati per il tryout, che è comunque giusto, perché comunque il player sta perdendo un pomeriggio o una sera o più di una giornata, perché devi fare le partite con altri 9 persone. Esatto. Comunque è del tempo che un professionista sta togliendo dalla sua vita per dedicarlo a te, ed è giusto che tu lo paghi per questo. Il problema, ripeto, che io ho vissuto, per quanto ho provato a entrare in questo ambito, è che il player viene pagato per lo split, capito? Tutto l'allenamento, il tryout e post anche split. Ci sono degli buchi dove il player non viene totalmente pagato per zero. No, ma infatti metti caso che un player vuole farlo in maniera professionale, quindi tu sei uno stronzo di 20 anni che vuole giocare per vivere, non lo può fare, perché se tu fai un mese di split e poi c'hai un buco, tu come mangi? Ma metti caso che la paga fosse buona, 1000 euro al mese, e lo fai per due split, poi gli altri mesi cosa fai? Se non vieni pagato anche per quello, il giocatore deve essere pagato dall'inizio alla fine, anche nei mesi di buco, nel caso lo split non ci fosse.
secondo me. O abbastanza per coprire i mesi di buco. Oppure, scusami, abbastanza per coprire dei mesi di buco. Abbastanza, ma... bravissimo. Abbastanza per coprire i mesi di buco, bravo. Ma bravo, ti fermo subito, perché secondo me di questa cosa ne puoi anche parlare con chi vive o comunque opera in un altro ambiente che non è proprio quello italico, in un paese dei sogni, in un paese norreno. Norreno, dove tutti dicono, sai quanto è bella la Finlandia, perché proprio non andiamo a parlare della Finlandia? Io vi svelo in questo momento l'ospite a sorpresa di oggi, che sicuramente non avevate capito dal titolo. Sarà un'enorme sorpresa per voi vederlo, l'avete visto in chat, ne hanno forse di Ugevo l'hanno nominato un paio di volte, ma comunque ecco a voi Davide Sosse di Guida. Benvenuto Sosse. Benvenuto. Benvenuto? Sì, ora sì. Buonasera. L'abbiamo, ce l'abbiamo, eccolo qua. Con transizione di regia. Buonasera. Grazie dell'invito. Faccio una piccola presentazione. Vai pure. Sì, certo, direi di sì, perché qualcosa l'ho detta, però presentati sicuramente. Mi chiamo Davide, ho 24 anni e non bevo dalla settimana scorsa. Stavo per dire la stessa cosa. No, lavoro male. Come coach male. No, in realtà bevo ieri sera una birra buonissima italiana. Allora non era vero, scusami. Un giorno a settimana puoi sgarrare, non funziona così. No. Sì, una volta a settimana c'è quella regola. In ogni caso lavoro da 4 anni come coach di League of Legends e ora è un anno e mezzo, anzi ci avviciniamo a versi 2, che ho deciso di cominciare un percorso in Finlandia con un'organizzazione finlandese in un percorso lungo che va proprio contro quello che Emanuele stava andando a descrivere. Un percorso strutturato con l'organizzazione per raggiungere un obiettivo che non era la vincita dello split in cui sono entrato. Era un percorso in cui durante un anno avrei formato il mio team, il team che durante quest'anno e mezzo, ora ci avviciniamo a due per problemi vari nordici che potremmo andare a spiegare più tardi, il team che volevo e non quindi quello shot, quella singola spruzzo di energia che vediamo spesso fare in Italia. Quindi andare a costruire un roster, grossi nomi, buttati all'interno di questo panorama ancora non pronto e la maggior parte delle volte non vediamo il risultato di questo intervento, diciamo. Bravo, e mi permetto di dire anche che ad esempio una eccellenza che abbiamo da questo punto di vista in Italia sono proprio i Matchco, che dal punto di vista dei coaching staff ad esempio quando sono entrati hanno preso il Raccoon, ok, prendiamo il coaching staff di Raccoon che ha già fatto vedere bene e l'hanno mantenuto per tutto l'anno. Io non lo so come andrà nel 2022, ma per come mi sembra di capire mi aspetterei che rimanga il coaching staff anche per il 2022, perché comunque sì, i giocatori possono cambiare, però se tu hai un'impostazione di gioco, di struttura, di mentalità con cui ti trovi bene come coaching staff, poi i giocatori si adattano più facilmente o comunque ti vai a scegliere apposta per quello piuttosto. Assolutamente. Piuttosto che andare a cambiare ogni volta e ricominciare da zero. Esatto. Allora, nell'arco oltre l'anno è sempre un po' una questione di comodità, ok? Mettiamola così. Io sono dell'opinione che un anno è il progetto che puoi andare a definire. Poi, oltre l'anno, dipende un po' come ci si trova, ok? Perché oltre l'anno significa anche una questione di... non solo di contratti, ma anche di relazioni interpersonali fra l'organizzazione, il coaching staff, il management e tutti i vari tasselli dell'organizzazione. Però diciamo che il piano deve essere almeno un anno ed è il motivo per cui Riot è intervenuta, nel senso, esatto, non lo volevano fare, i tournament organizer non lo volevano fare, Riot ha detto no, lo faccio io, decido io, metto il punto, si fa in un anno, non si fa più in questi periodi brevi in cui non si crea nulla, perché creare qualcosa è impossibile farlo in uno split, sia perché lo split spesso e volentieri è molto frenetico. Quindi in uno split spesso non si riesce a lavorare sul player, ma si lavora sulle performance, ok? A meno che non sia una lega molto semplice. Per esempio, nel mio caso,
entrando in Finlandia, la mia analisi, diciamo, del panorama finlandese fu: noi siamo il team da battere, non siamo un team che entra e prova a vincere, noi siamo un team che ha già vinto. Se gli altri riescono a fare qualcosa, bene, ma noi siamo il team che ha già vinto. Quindi cosa vuol dire? Il team che ha già vinto non si deve preoccupare di preparare la partita settimana per settimana. Il team che ha già vinto non ha bisogno di preparare il meta appena c'è uno shift, non ha bisogno di preparare un pick. Il team che ha già vinto può fare quello che vuole, perché sa che alla fine dello split vincerà. E questo è un'organizzazione diversa. Però ovviamente questo lo potevo fare, ho potuto prendere questa decisione in un torneo, in una lega, dove ero l'overdog assoluto, dove non c'era nessuno che arrivasse al mio livello. Questo in una lega in cui hai altri contendenti al titolo, o comunque persone che proveranno a contendere al titolo, non puoi farlo. In una lega del genere, come può essere il PG National, ma sicuramente l'LFL ancora meglio come esempio, devi preparare tutti i giorni per cercare di avere il risultato migliore che puoi, e questa cosa non ti permette di sviluppare nel lungo termine un progetto. Ed è qui che entra l'off season. È il momento migliore per sviluppare questo progetto, e questa cosa la puoi fare solamente se il tuo piano di split, o meglio di split di anno, non si limita a un solo split, ma avanti per il secondo, o quello che stiamo vedendo anche con l'evoluzione della scena europea, anche arrivare al terzo split addirittura. Quasi, esatto. Tra l'altro io vorrei anche aggiungere che un altro, tu dicevi, Riot è intervenuta, in che modo in particolare? È intervenuta sostanzialmente togliendo il relegation in mezzo fra i due split dell'anno, perché dal 2022 ci sarà lo spring split, playoff, e poi si va direttamente al summer split. La penultima, non vanno in relegation, non vanno a perdere il posto all'interno dell'anno. Questo permette anche a una squadra di poter sperimentare, crescere, evolversi all'interno dello split durante tutto l'anno. Poi ovviamente mi aspetto, non è ancora stato rivelato, ma sinceramente per come funziona da altre parti, nelle leghe in cui c'è già questo sistema per cui non c'è il relegation in mezzo all'anno ma c'è solo alla fine dell'anno, tutto si va a poi a computare per le playoff finali e per le relegation finali, ovviamente con dei punti circuito che si vanno ad accumulare in base ai piazzamenti ottenuti fra lo spring e il summer. Questo ovviamente è un qualcosa che permette a una squadra di poter puntare a creare un qualcosa per un anno piuttosto che per un singolo split, perché tutti hanno il tempo. Così nello spring tutti cercano di, chi vince, quello che succede. Ma i rischi sono troppo grossi spesso e volentieri. Anche, per esempio, esatto. Io nel momento in cui sono entrato in Iricchi ho preso un rischio enorme, ho preso un player senza nessuna esperienza competitiva, anzi non uno, ne ho presi due di player. E non l'avresti fatto se avessi avuto solo il tempo dello script. Avuto il tempo di fargli evolvere. Di esatto, a dargli il tempo di integrarsi, esattamente. Ma tu, se lo fai in un evento, in una competizione di 1 o 2 mesi, è impossibile fare una cosa del genere. Cioè, se il gap è da 2 mesi a un anno, è gigantesco. Meno male che comunque si sta forzando questa cosa di far evolvere un team, un blocco di team, player e staff, per più tempo. Perché sennò non hai modo di vedere, allenare e evolvere il team in uno step successivo che lo rende più forte. Senti Davide, cambiando un attimo argomento, ma nemmeno troppo, ti vediamo in NLC? Quando è che inizia questo qualifier? Si spera. Allora, facciamo un attimo una piccola introduzione per chi non è informato sulla scena nordica, cosa sta succedendo. Niente, che cambia ogni 2 giorni, praticamente. Sì, c'è stato un po' di problemi. Allora, quello che è successo è che la scena nordica, l'NLC, era un torneo a 12 team. Era un torneo che veniva diviso in 2 gironi, che poi si andavano a incrociare in alcune parti dell'anno, però era fondamentalmente a 2 gironi, da 6 team a girone, giocavi il tuo girone con qualche incrocio e poi entravi nei playoff a seconda del piazzamento. 12 team, come ho appena detto, sono troppi secondo Riot. Riot con i cambiamenti che ha fatto, cos'erano, i primi di agosto? No, metà luglio. Comunque in piena estate, quando nessuno guardava, ha detto senza avvisare nessuno, esatto. Ne era a conoscenza, né Tournament Organizer, quindi nel caso di NLC parliamo di DreamHack, né team all'interno
nessuno ha idea di questa novità. Riot ha definito uno standard per le leghe, ha diviso l'intero ecosistema europeo in Major League o Accredited League e Minor League o Non Accredited League. Cosa significa? Prima cosa, ha creato queste 5 superleghe, le leghe principali con cui ha un contatto diretto, e le ha identificate appunto in Nordic, in Francia, quindi LFL, Spagna LVP, Germania Prime League e la nuova lega, ancora non confermato per ora, Ultraliga, che è l'unione fra Baltic e appunto l'Ultraliga. Sì, diciamo che la Baltic League viene assorbita dall'Ultraliga. Ancora non è confermato il nome e tutto quanto, però no, diciamo che più o meno dovrebbe essere quello, chiamiamolo Ultraliga per ora. Ultra Baltic Liga. E questa cosa è andata a influire? Nulla per le leghe che erano già 10 team, ma una lega a 12 team doveva tagliare la coda a qualcosa. Questa cosa purtroppo non era ben definita, perché non puoi semplicemente dire ai team che erano confermati o comunque sapevano di poter arrivare ottavi e essere tranquilli, ma arrivare anche decimi ed essere tranquilli, che a quel punto andavano messi in discussione. Quindi c'è stato un po' di cambiamento, un po' di turbolenze interne, soprattutto perché nel durante stava venendo effettuato quello che era il torneo di seconda divisione nordica, che è leggermente diverso dalle altre leghe, perché la nordica è una lega un po' complessa, avendo tanti paesi, tutti i paesi scandinavi più Irlanda e Inghilterra. Avendo tanti paesi, hanno identificato nel modello più adeguato un anno fa, quando c'è stato la ristrutturazione di tutta quanta la lega, la divisione in un torneo nazionale per ogni stato, quindi finlandese, islandese, norvegese, danese, svedese e inglese, che prende il nome del vecchio UKLC, un torneo nazionale. La top 2 di ogni torneo nazionale sarebbe andata a questo grosso torneo chiamato Telia Master, dove la top 2 del Telia Master sarebbe andato al promotion. Il problema è che tutto ciò non esiste più. Non esiste più. Già il domani. E tutto questo mentre noi stavamo giocando il Telia Master, ovviamente. Esatto. Nel caso del mio team eravamo in finale e abbiamo scoperto che non sapevamo se ci saremmo potuti promuovere. Abbiamo giocato la finale, purtroppo abbiamo perso sulla quinta mappa, ma non avevamo le idee ben chiare. Quello che è successo è che una settimana dall'inizio del torneo di promozione c'è stato comunicato che non si sarebbe più fatto nulla. Sarebbe stato un nulla di fatto completo e saremmo passati a un modello più avanti. Il più avanti è diventato ottobre, il 4 ottobre inizierà ufficialmente, e nel mentre ci sono state altre turbolenze all'interno della Lega, nel senso che sei l'abbiamo team... detto prima dei fanatici che se ne sono andati, ma non solo, altre non solo. Squadre hanno droppato. Ben sei team, dato che esatto. Per garantire una chance equa a tutti i team, cercare di creare un po' un modello nuovo più forte, hanno deciso non solo di mettere in demozione le ultime due, ma tutta quanta quello che non era la top 6, quindi le ultime 6 squadre sono state messe all'interno di un torneo. Queste 6 squadre sono state aggiunte le due squadre del Telia Master e poi sono state aggiunte tutte delle squadre che si sono proposte e sono state appunto scremate dal tournament organizer, che è cambiato nel mentre siamo passati a Freaks4U, il gestore di Prime League in Germania. Esatto, mentre prima c'era DreamHack. Esatto. E poi anche lì il gestore è cambiato di tante volte, perché prima c'era avevamo due gestori fra l'altro, perché DreamHack gestiva l'NLC, mentre esatto. Il Telia Master era gestito a metà e le leghe nazionali erano gestite da Telia, quindi hanno cercato un po' di rimettere insieme tutto quanto il malloppo. Quindi 4 ottobre inizierà la promozione. Esatto. Ci vedrete giocare. Tra l'altro il 4 ottobre avremo la partita, la prima partita che verrà effettuata all'interno del torneo.
che ha un modello ancora da discutere. E infatti su fandom ancora non c'è niente. Su come funzioneranno. Si sanno, ci sono solo le 16 squadre. Sì, infatti, non si sa altro. Le informazioni di cui ho discusso sono informazioni pubbliche. Poi ce ne sono tante altre che purtroppo non mi è dato dire. No. In una gabbia a farci ammazzare come i galli. A caso. Ci sta. Poi facciamo finta di spegnere le telecamere e le diciamo, non c'è problema. Con la voce modificata, così non si capirà che è lui. Con la voce modificata. E una maschera da cavallo sopra, chiaramente. Esatto. Allora, detto ciò, quindi speriamo ovviamente che poi il percorso all'interno di questo torneo di qualificazione per la prossima stagione dell'NNC, che sarà il frutto sostanzialmente di 2 anni di lavoro, possa ovviamente finire nel migliore dei modi. Quante squadre si qualificano, quindi? 6? Allora, 4? No, si qualificano 5 squadre direttamente, okay, in NNC. Okay. Due squadre si qualificano direttamente in seconda divisione, perché il modello che andrà ad adottare la scena nordica sarà similare a quello che vediamo in Prime League, quindi con Pro Division, First Division, Second Division, per creare altra confusione hanno deciso di cambiare i nomi, perché non era già abbastanza confusionale avere Pro Division, First Division, Second Division, quindi dove la First Division era in realtà la Second Division, dove la Second Division era la Third Division e la Third Division era la Fourth Division. Lo ammetto, mi sono perso. Adesso invece professoressa mi mette il puntino, non ho studiato. Aspetta, scusami, me lo scrivo alla lavagna così vediamo se riesco a capire com'è che è detto. Mamma mia. Per confondere ancora più l'idea alle persone, noi ci chiameremo prima divisione, seconda divisione e terza divisione. Un po' più semplice, però così per confondere un po' le idee, dove la prima divisione sarà la Pro Division, la Second Division sarà la First Division, la Third Division sarà la Second Division. Ha scalato, Lele, perché semplicemente scala. All'inglese piace così, diciamo. All'inglese sì, piace farlo un po' diverso. Perché anche nel calcio in realtà è uguale, perché la First Division in Inghilterra è la Premiership, che è la Serie B. Championship. Vabbè. E fermi, che toccano queste, state fermi, lasciate come stanno, toccano. E quindi toccano avremo lui. Queste 5 squadre direttamente nella prima divisione, due squadre direttamente nella seconda divisione e le altre 8 squadre che andranno a formare la seconda divisione verranno prese dal qualifier aperto, quindi in cui si potranno iscrivere tutti quanti i team. Tozze. Andiamo ai Worlds, che è il prossimo argomento, ovviamente la seconda parte di questa diretta, in cui vorremmo approfittare di te anche per capirne un attimo. Non so se tu hai davanti già, no, te l'ho passato prima in realtà, quindi penso che tu ce l'abbia. Ragazzi, com'è? Ma quanto si vede che siamo alla prima puntata da rientro, la prima volta che dobbiamo rispetto alla scaletta? Dobbiamo andare in Worlds presto, in ritardo. Presto. In realtà siamo in ritardo. Si va in lieve, però vabbè. Questo è un altro discorso, però ci provo, diciamo che ci provo io a rispettare la scaletta, però ripeto, parlo troppo, quindi poi mi perdo. Allora, dicevamo, abbiamo avuto questo, io i play-in in realtà ne parlerei fino a un certo punto, perché comunque avere solo 2 gironi, 5 squadre per girone con... Guarda, l'unica domanda è quella che ho fatto l'altro giorno in streaming da me a Cristo e Giannetti, e ti chiedo più o meno la stessa cosa, perché... Cioè, forse questo è il primo mondiale in cui i play-in sembrano già abbastanza scritti, nel senso che le prime 4, cioè quelli che appartengono, le 4 squadre che appartengono alla prima fascia, che sono Aqua Life, LNG Esports, Beyond Gaming e Cloud9, difficilmente non si qualificano per la fase successiva del mondiale. LNG per forza. LNG per 100%, è impossibile. Però, ci però è anche vero che lo scorso anno il quarto seed cinese, che l'anno scorso erano invece gli LDG, in cui quest'anno poi è giocato Shadow, gli LDG faticarono tantissimo, se vi ricordate, nella fase gironi ottennero una sola vittoria e dovettero fare il tie break per poter... Cioè, hanno fatto il tie break per non essere eliminati dal girone, perché la quinta va eliminata direttamente. Gli stessi Mad Lions poi non sono passati durante la fase knockout, quindi
Cioè, anche quest'anno sembra forse, sì, ma è facile, passeranno a Wildlife, LNG, Beyond Gaming, Cloud9. Tirando i piedi, Teogemo, no? Come? Ma... Stai tirando i piedi. Sì, esatto. Ma è davvero così? Allora, l'anno scorso secondo me è stato anche un anno particolare. Era il primo anno di pandemia. Vero. E appunto hai nominato i Mad Lions. I Mad Lions, performance stellari da casa. E sono stati un po' tirati indietro da quello che effettivamente era giocare in stage, specialmente su le ansie di prestazione, l'inesperienza di alcuni giocatori. Rome è stato abbastanza vocal. Anche Shadow, mi dispiace dirlo, ma anche Shadow non è che... Shadow. No, no, assolutamente. Shadow, chi lo conosce, sa benissimo. Cioè, io me lo ricordo le prime LAN in Italia... sul palco con le mani che tremavano, vero. Che non riusciva a reggere la pressione, ma Orome stesso, perché Orome e Shadow sono entrambi giocatori che hanno giocato in Italia e militato nei nostri tornei, due giocatori che non avevano questa esperienza di palco. Ovviamente nessuno poteva prevedere una pandemia mondiale quando sono stati chiamati in causa. Ci si aspettava che potessero avere un'esperienza di un intero split su uno stage, e invece si sono ritrovati per la prima volta all'estero, ai mondiali, davanti a milioni di persone, e non hanno retto la pressione e hanno fatto performance che non erano i Mad Lions, perché Mad Lions non si sono qualificati ai mondiali come un team debole, si sono qualificati ai mondiali come un team che poteva contendere alto, perché comunque era il quarto seed europeo, ma avevano battuto G2 Esports in best of 5 e avevano ottenuto grandissime vittorie durante la regular season, arrivati in finale di winner bracket, quindi cioè, erano un team che avevano già mostrato di essere ottimi. E quest'anno come la vedi invece? Ah, quest'anno la vedo un po' più dura, più che altro perché, come è stato anche l'anno scorso, alla fine abbiamo perso una delle wildcard più forti. Perdere completamente il VCS rende facile la strada ad altri team. Vedo sicuramente degli Unicorn of Love molto sottotono. Rispetto agli anni precedenti, comunque... L'abbiamo visto lo scorso MSI, in cui hanno perso il posto contro la squadra oceanica praticamente. Esatto, molto sottotono, hanno avuto grosse difficoltà anche in Russia, che per chi non segue la Lega, il livello della Russia è decisamente più basso degli U-Master. Parliamo di una Lega sicuramente non a livello mondiale, ok? La Russia può essere piazzata a un livello di una lega nazionale. Non avrei nessuna difficoltà a vedere i team russi arrivare in ultima posizione, ma anche gli Unicorn of Love in Francia, per esempio. Non avrei nessuna difficoltà a vedere una situazione del genere. Quindi li vedo sicuramente come proprio un altro livello di preparazione. Mi coglio un attimino impreparato su la squadra che il Brasile ha inviato. Non ti preoccupare, non ci interessa più di tanto. Non c'è BRTT. Ma la domanda è più di tanto. Guarda, ho fatto qualcosa con Cristo l'altro giorno. Ho visto ad esempio che sono i Red Canids, la squadra brasiliana, che ad esempio sono una squadra che ha una... Anche loro in realtà sono una squadra di calcio, perché sono una partnership col Corinthians, e che per chi magari mastica un po' di calcio sudamericano, comunque è uno dei nomi più famosi del calcio sudamericano, in particolare appunto di quello brasiliano. E la cosa interessante è che nei Red Canids, invece negli Infinity Esports invece gioca il top laner, lo stesso top laner che affrontò Bisicciacci con Unicorn Soul Love quando quel top laner giocava negli Isus Gaming 2 anni fa, perché ricordiamolo, torna anche Bisicciacci, che giocherà come top laner per i Beats, la squadra. Io proprio questo volevo dire. Questa è una cosa molto interessante. Su questo sono molto interessato, anche perché trovo sempre che ultimamente si è un po' persa questa cosa, perché si è tentato di utilizzare i talenti locali. Ogni regione ha spinto tanto sul talento locale. La Cina con il talento cinese, la Corea ha sempre avuto grossi talenti, quindi non ha mai importato tanto, però l'Europa ha investito tanto sui talenti locali.
ovviamente investire sul talento locale ti permette di crescere, abbassare i costi e tante altre cose. Permette di avere comunque delle culture più simili, quindi un approccio di team più facile, specialmente nei primi momenti. Però trovo anche che approcciare un talento sempre solo locale porta a farti giocare il gioco come lo gioca la tua regione. Cioè, un coreano non si è mai macchiato con un'altra regione, ok? Non ha mai provato un team coreano a capire come viene giocato il League of Legends in Cina, ok? Esatto. E questa è una cosa molto importante, perché per esempio sono quasi sicuro, non ci metto la mano sul fuoco, che l'Oceania non possa allenarsi con squadre fuori dall'Oceania per problemi di ping. Esatto, quello è per loro è un limite enorme che hanno. Enorme. Mi dispiace. Ovviamente quando va vista l'Oceania, sì è un continente l'Oceania, ma ci dobbiamo ricordare anche quanti sono in Oceania, nel senso che... No, ma infatti sostanzialmente è l'Australia. Sì, la costa est dell'Australia. Ma anche l'Australia stessa, cioè gli abitanti dell'Australia sono meno dell'Italia. Sì. Con un territorio che è probabilmente 10 volte, se non di più tanto. No, beh, non 10 volte, penso che si parli di 6 o 7 volte. Ma in ogni caso sono meno dell'Italia. Quindi, cioè, io quando vedo l'Oceania, io vedo un PG National. Sì. E questa... Con gli spettatori, infatti, sono più o meno gli stessi. Più o meno sono gli stessi. E avere l'esperienza europea che gli arriva, e soprattutto non l'esperienza di due giorni fa, l'esperienza di anni europea di Vichyssiachi, dell'approccio al gioco, oltretutto parliamo di Vichyssiachi, che ha appena avuto anche un approccio a un grosso team europeo, nel senso che Vichyssiachi sta entrando come... è stato professional coach anche per i Mad Lions. Esatto, quindi ha vissuto da poco tempo, parliamo veramente di qualche settimana, ha vissuto l'approccio di un top team europeo al gioco, la lettura del meta, il modo di giocare, la lettura della mappa, ok? E parliamo di un team che appunto ha vinto gli europei. Quindi secondo me un giocatore del genere offre non solo personalmente tantissima esperienza all'interno di un roster come quello dei Peas, ma gli offre una visione di gioco completamente diversa. Bisogna vedere se sarà abbastanza, cioè se riuscirà a entrare con abbastanza pressione all'interno di questa sua visione di gioco, la visione di gioco che i Mad Lions hanno avuto all'interno di quello che è il roster dei Peas in questo breve tempo, perché parliamo di poco meno di un mese. Io penso di sì. Un'esperienza del genere ti permette di carriare totalmente il team, perché poi tu la spreadi a tutti e imparano come delle spugne. Nel frattempo ci arriva una comunicazione in chat che sono andato subito a controllare. È arrivata l'ufficialità della vendita, perché lo sapevamo in realtà un po' tutti, perché stava girando la voce. Adesso c'è l'ufficialità della vendita dello slot dei Tricket Esports a favore degli Astralis. Come abbiamo già annunciato appunto anche durante la trasmissione, gli Astralis arrivano nella NLC e giocheranno nella NLC come con la loro Academy, appunto, giusto per confermare. Allora sì, ti faccio Sozze un'ultima domanda, cioè una domanda, una richiesta, prima di lasciare invece spazio alle domande finali da parte sia dalla chat ovviamente se ce ne saranno, ma anche ovviamente di Emanuela e sì, Emanuela di Emanuele e di Andrea. Guardando invece i gironi del main stage, come la vedi la situazione per le squadre europee, che ricordiamo sono ROG, Fnatic e Mad Lions? Se vuoi puoi anche evitare di parlarmi dei ROG, perché tanto sappiamo già che non passeranno in giro. La faccia di Jankos. I ROG l'ha detta molto lunga, perché effettivamente Non è impossibile, perché i Danwon non sono un team che non sono i Danwon di dell'anno scorso. Non sono i Danwon dell'anno scorso, ma sono sicuramente un team difficile. Abbiamo visto i Rogue arrancare e sinceramente quando vedo un team arrancare nel modo in cui hanno arrancato i Rogue, vuol dire che è un team che si sta rendendo conto di alcuni errori che si stanno portando dietro.
Okay. E solitamente se ti rendi conto degli errori, se è così evidente, li puoi sistemare. Nel senso che... Sono best of one. Esatto. Quindi... E i road comunque solitamente nel regular season in best of one fanno sempre bene. Hanno sempre fatto bene. Emanuele è d'accordo, Vital. No, la faccia di Jacob mi fa troppo ridere. Ah, ok. Mi fa troppo ridere, lo capisco, lo maestro. E invece Fnatic e Mad Lions? Ah, il Fnatic è un team che ha fatto questa miracle run assurda all'interno dell'Europa, battendo i G2, arrivando in finale, un qualcosa che ben pochi si aspettavano da loro. È un team molto poco stabile, nel senso che hanno vinto, ma non è un team su cui scommetterei. Non è un team di cui puoi prevedere il risultato. Li vedo sicuramente in grado di arrivare nelle fasi finali, soprattutto perché sì, se la vanno a combattere con il Royal Never Give Up, che ritroviamo appunto. Grazie regia comunque per perché la sto guardando ora io, quindi evidentemente è passata prima, io non l'avevo visto. Sì, grazie regia per questa perla. I Royal Never Give Up appunto appena che tornano come vincitori dell'MSI, quindi dell'ultimo titolo mondiale, che però in Cina hanno faticato un po', l'hanno dovuto dimostrare che erano un team che la Cina voleva inviare in campo mondiale. Sicuramente i PSG Talon abbiamo visto come hanno dimostrato più volte di essere una wild card con tantissime potenzialità, ma vedo sicuramente la possibilità all'interno di questo girone, vedo la possibilità tranquilla che i Fnatic riescano a uscire. Per quanto riguarda i Mad Lions, aspetta, io ti interrompo al volo però prima di passare, sì, perché so che Diogemo comunque ha bisogno di sentirsi dire che i Fnatic non usciranno dal girone, ma c'è la possibilità, se gli Anhua passano, come è probabile che sia, che gli Anhua vada a finire nel gruppo C. Se passano è sicuro che vanno nel gruppo C, non ci sono altre possibilità. Perché? Quindi con gli Anhua devi avere al massimo, scusami un attimo se lo spiego, magari anche per gli spettatori, perché bisogna avere, deve esserci una squadra per ogni regione, in ogni girone. Un girone non può avere più squadre della stessa regione. E siccome abbiamo già Damwon Kia nel gruppo A, T1 nel gruppo B e Genji nel gruppo D, l'unico slot disponibile per una squadra coreana, in questo caso Yamo Life, è Group C. Quindi se gli Yamo Life passano, per forza di cose, obbligatoriamente sono forzati a finire nel gruppo C con PSG Talon, Fnatic e Royal Never Give Up. Ma infatti io l'eventualità la stavo mettendo sul fatto che passassero, non sul fatto che finissero. Sì, era per specificare. Giusto per scherzare, perché è ovvio che passino, però vanno a finire in quel gruppo con i PSG, ovvio, con i Royal Never Give Up. Se Chovy non è in giornata non passano, perché tanto gioca solo lui. Appunto. Ciao. Sì, abbiamo visto comunque gli Ama Life con la loro Miracle Run... con loro al... Miracle Run del Miracle Chovy, perché sì. Ora. Nel senso che Chovy è sicuramente il giocatore che ha dimostrato più pressione, più potenzialità, però c'è anche da dire che Chovy è un giocatore a cui spesso viene visto Chovy come il miglior mid laner attualmente al momento, e questo è vero, ma Chovy detta anche il tempo in cui il suo team si approccia al gioco, ok? E se il team non mi followa, corro da solo. Esatto, ma soprattutto vuol dire che Chovy si deve adattare alla velocità cinese. Una cosa è adattarsi alla velocità coreana, che non è particolarmente alta, un'altra cosa è adattarsi al tempo di gioco di Fnatic, di Mad Lions di FunPlus, RNG e tutte le altre squadre cinesi. Infatti io penso che se gli Anhua Life non finiscono primi nel girone A e
non è detto che succeda, infatti, perché comunque gli LNG li vedo un po' sopra gli Envo Life. Vedo gli LNG vincere tutte e quattro le partite, gli Envo Life magari perderne una o addirittura due, forse. E poi te la devi vedere probabilmente con una tra Beyond Gaming e Cloud9, e non so se gli Envo Life hanno gli strumenti per vincere contro i Beyond Gaming o i Cloud9. E allora, la vedo sicuramente più facile vincere contro i Cloud9 per il tempo di gioco. Dicevo, i coreani hanno sempre avuto, infatti abbiamo visto anche proprio da quant'è che non riescono a vincere, ad eccezione dei Damwon, che sono la pecora nera. Ma sono stati l'eccezione negli ultimi anni, Damwon. C'è stato il tempo di gioco. Quando la Riot ha cambiato il modo in cui si gioca, si stava giocando League of Legends nell'ambito professionistico, e anche c'è stata la teoria dietro che si è andata a evolvere, perché comunque League of Legends è un gioco che viene scoperto e viene studiato sempre di più. Questo tempo di gioco frenetico che abbiamo che è stato improntato da Riot Gaming, è iniziato tutto con la rimozione della Vision, quindi il metodo coreano di settare la Vision per effettuare le plays nel momento in cui è stato rimosso il tracker knife dalla giungla, quindi un'ulteriore potenzialità di ward per i jungler. Abbiamo visto la Corea scendere tantissimo, ad eccezione per i Damwon, che erano, appunto, come abbiamo ripetuto più volte, la pecora nera del campionato. E ho paura che gli AWA, specialmente essendo un team centrico intorno al tempo di gioco di Chovy, non si riescano ad adattare al tempo di gioco cinese ed europeo, mentre quello americano è decisamente più approdabile, nonostante i giocatori siano forti e via dicendo. Andrea, Emanuele, domande? No, per me è tutto clean. Io una domanda invece ce l'ho, visto che abbiamo parlato un po' di prediction, perdonami, e poi magari ne parli anche tu, Lele, che ne sai sicuramente qualcosa più di me. Io, viste le modifiche che stanno facendo adesso in patch in gioco, che sicuramente ti sarai studiato, immagino, quali pensi che possano essere? Sicuramente non ci saranno, almeno mi aspetto che non ci siano, l'ennesimo meta mid di Corki e Azir. Quali pensi che saranno dei pick che vedremo molto spesso durante i mondiali? Corki si... quasi sicuramente non lo vedremo, se non Azir invece mi sa che qualche comparsata. Azir, specialmente alle squadre coreane, lo possiamo vedere. È interessante. Azir è sempre interessante. Chovy, Showmaker. Sì, esatto. Azir è interessante soprattutto perché è un mid laner con mobilità, con danno magico sostenuto, ed è l'unico mid laner con mobilità e danno magico sostenuto. Vediamo i campioni che vediamo spesso sono, appunto, sono Zoe come mid laner di danno magico sostenuto da Barz, ma comunque su quella categoria. Vediamo Zoe, Syndra e Orianna, tutte e tre mid laner molto stabili, mentre Azir ha possibilità di muoversi, e in un meta in cui vediamo champion come Xin Zhao, come Jarvan 4, vediamo quindi la necessità di trovarci in un ritmo di gioco in cui la mobilità nella fase centrale può essere necessaria in certi stati di mappa. Questo non vuol dire che sarà il miglior pick. Bisogna vedere esattamente come gli ultimi nerf andranno a influenzare Ryze, perché nell'ultima patch avevamo un meta in cui Ryze era il padrone della mid lane, e il cambiamento sul cooldown della E andrà a influenzare un po' quello che è il suo controllo di wave, ma comunque me lo aspetto come uno dei pick principali. Sarà uno stile, quello di Azir, che si potrà giocare, ma che non sarà lo stile principale. Sarà uno stile che certi team andranno ad affrontare, ma non sarà lo stile che tutti i team vorranno affrontare, specialmente i team cinesi. La vedo molto difficile da quel punto di vista. Io, i miei primi pensieri quando penso alla mid lane sono sempre a cosa posso avere mid lane che può stare safe, quindi magari quando vai a fare draft o a sistemare una comp pensi a ok, voglio stare safe mid, gli prendo Orianna, sta tranquilla,
il giocatore, li prendo Victor, sta tranquillo, però Victor è stato toccato, Orianna anche tempo fa è stato toccato, Orianna. Persino se Rise adesso con l'ultima patch è stato ritoccato, nerfato leggermente. Gli hanno tolto le resistenze da quando si buffa, questo è grossissimo come cosa. Azir lo vedo più tranquillo su questo punto di vista io, proprio perché non ha subito queste modifiche Azir però ha subito delle modifiche sostanziali a quello che è il suo l'attack speed della W, i danni della W, nelle prime fasi di corsia, che vanno a influenzare quello che è il modo in cui può controllare le prime ondate. Il controllo delle prime ondate in questo momento è fondamentale per quello che è lo stato dello Scuttle Crab, ma non solo, è lo stato delle sideline. Le sideline in questo momento vengono giocate attraverso l'influenza del duo mid jungle, e per questo motivo vediamo champion come Ryze, come Twisted Fate molto presente all'interno del meta. Sì, concordo. Poi quando poi mi sposto dalla mid lane e penso alla giungla, vado a pensare a Viego e Lee Sin. Viego principalmente perché prima era molto più flessibile, prima del nerf delle cure che poteva effettuare in lane. Vabbè, assolutamente. Giocare estremamente in forte, però in giungla soltanto. In lane è molto più complesso. A differenza di Lee Sin, che secondo me rimarrà tantissimo un pick centrale nel competitive del mondiale. Poi Lee Sin ai Worlds torna sempre, anche se non lo giochi per tutto l'anno. Lee Sin poi improvvisamente ai Worlds lo piccano tutti. Ma e questo cosa comporta? Appena il meta si è centrico nei confronti del Monaco, Jarvan, poi di conseguenza anche altri campioni che iniziano a, come effetto a catena, a ritornare nel meta, proprio perché Lee Sin diventa principale. Esatto. L'ultima domanda che avevo io, almeno, poi non so se avete qualcosa, così poi magari liberiamo Sozze che deve scappare. E, da coach, quanto è difficile magari giocare, non sarà così ovviamente per quelli del group stage che inizieranno direttamente con la 19, se non ricordo male, ma quelli dei play-in iniziano con la patch precedente e poi 3 giorni dopo devono giocare con la patch successiva. Ok, che sono piccolissimi aggiustamenti, però sono comunque 2 patch diverse. Ma allora, non ci sono cambiamenti effettivi sul meta. Quello che vediamo è un bilanciamento dei power pick. Quindi vedremo sui play-in tanto Ryze, come appena menzionato. Nel group stage vedremo un po' meno priorità e un po' meno adattamenti da quel punto di vista. Ti posso assicurare che i team si stanno già allenando nella 11.19 già da 2 settimane, perché è stata rilasciata in maniera anticipata per l'allenamento professionistico. Quindi la maggior parte dei team probabilmente tratterà la 11.18 in maniera superficiale, nel senso che mi aspetto la maggior parte dei team allenarsi direttamente sulla 11.19 e poi a approcciare i pick in maniera diversa a livello di draft. Questo è quello che mi aspetto da questo cambiamento di patch all'interno del torneo. Oppure può succedere una cosa simile al Camp Tank Turbo, dove i team si sono allenati per mesi sulla strategia del Camp Tank, poi una volta che è stato nerfato c'è stato un periodo dove hanno continuato ad applicare quella strategia, perché comunque se l'hai allenata per mesi non la puoi abbandonare, anche se fu toccata. Può succedere anche una cosa del genere, cioè che se loro si sono allenati su una determinata cosa e poi la vanno a toccare, come è successo nella 11.19, continueranno comunque ad applicarla anche se l'efficacia... La 11.19 non va a cambiare le potenzialità dei campioni, va a sistemare eventuali campioni che vanno un po' fuori quello che era il power level indicato, ma non porta nessun altro campione nuovo nel meta, ad eccezione probabilmente di Qiyana come flex. Ma più che altro a livello di meccaniche, perché Qiyana ha subito un cambiamento nella 11.18 dove veniva cambiata la meccanica, il metodo di meccanica dell'aim del EQ, che è stata cambiata completamente in 11.18, e in poche parole
la missi, cioè nel senso non puoi hittare la Q con la meccanica della 11.18, quindi vedremo come campione che verrà ignorato in quella patch, ma poi tornerà presente nella 11.19 grazie a una meccanica sistemata. Gli altri campioni hanno cambiamenti minimi che non andranno a shiftare il meta intorno a loro, ma andranno a migliorare certe performance. Sai Chiana chi può dar beneficio ai team cinesi? I cinesi la giocano assai, per quanto io mi ricordo. Appena sì, Chiana torna in meta, loro insta la piccano. Ma anche Mad Lions europei, ricordiamo che Eloy ha giocato l'ultimo game della season in cui ha giocato mid lane, e ha giocato mid lane proprio per giocare Chiana. Eloy è famoso per giocare Chiana e ha giocato mid lane roswappando proprio in quelle che sono le ultime partite che non vanno a influenzare lo standings, Chiana mid lane proprio per giocarla, ed è un giocatore che è famoso per quel pick, quindi già mi aspetto di vederla nelle sue mani. È mutato, Gemma, non ti sentiamo. Sei mutato. Hai ragione, scusate, mi sono mutato per non fare casino. Stavo dicendo, però vi siete stati zitti lo stesso. No, cioè, stavo sentendo... Complimenti. Rispettando il tuo labiale. Complimenti, bravo, complimenti. Si vede che mi guardate. Allora, dicevo, a parte gli scherzi ovviamente, che aspettando i vari Zed e Talon in giungla, che... di cui tutti stanno parlando, ma vedremo se effettivamente arriveranno. Sono champion che possiamo vedere, abbiamo già visto nella patch precedente Zed portato da Maius Esport, esatto, con Red Stalker, ma non sono champion che vanno a definire il meta intorno a loro. Chiana è diversa invece. Chiana è uno di quei campioni che può essere inserito all'interno delle draft professionistiche con molta più facilità, perché non c'è un counter definito a Chiana, nel senso che sì, la puoi counterare lane phase, sì, puoi avere una team comp che non offre lo spazio di giocata, ma non c'è un champion che annulla Chiana. Per esempio Zed lo puoi annullare con Lissandra, con Kyle, con Tahm Kench, sono campioni che puoi giocare in tantissimi ruoli, e quindi piccare Zed vuol dire piccare un champion in parti avanzate della draft. Piccare Chiana nelle prime fasi di draft, che è il punto in cui che va a influenzare il meta, perché se i campioni vengono piccati all'inizio influenzano lo stile delle draft avversarie e delle draft che vengono fatte, è diverso. Zed e Talon potranno essere piccati, saranno dei pick che avranno degli spot in cui potranno essere piccati, ma non andranno a definire lo stile delle draft solo perché esistono. Davide, io direi, Andrea, direi che Davide possiamo salutarlo. Lo possiamo liberare, ce lo siamo tenuti anche troppo. No, anzi, gentilissimo davvero Davide, come sempre, di aver accettato l'invito, di essere stato così disponibile. Non possiamo fare altro che farti un enorme, grandissimo in bocca al lupo. Good luck in esports. Esatto. Grazie mille. Grazie mille, Davide. Alla in bocca al lupo, grazie mille. Ciao, grazie, alla prossima. Ciao. Alla prossima. Allora, rimaneva una cosa, rimaneva un rumor in realtà, non so se abbiamo tempo o vogliamo invece dedicarci a dire qualcosa in più sui Worlds. Accetto consigli da voi, cosa pensate? Guarda, se vuoi possiamo tirare fuori la chicca che hai tirato fuori prima dei Worlds, quindi dei rumor che... secondo me è molto interessante. Che è meglio parlare di rumor, è meglio leggiamo parlare il pappone di informazioni. Abbiamo ha paura. Abbiamo anche la prossima settimana per approfondire il discorso Worlds. Sei bloccato dal Gemo. È rimasto bloccato anche lui, giustamente. Mi è rimasto scioccato dalle sue stesse news. Non male. Non male. Nell'attesa che torni il Gemo. Sì. Dici tu allora a questo punto. Io vi comunicherò le news di Deogemo. Benvenuti a Studio League e bentornati a una nuova puntata delle le news di Deogemo, che è troppo frizzato per raccontare. Deogemo ci racconta che... sicuramente i discorsi che volevamo fare per quanto riguarda i rumor di mercato andavano a ruotare intorno al team dei G2 Esports. Dopo la mancata qualificazione ai Worlds del 2021, i G2 Esports, che hanno perso, ricordiamo, contro i Fanatic, Deogemo, hanno perso contro i Fanatic.
hanno perso contro i Fnatic 3-2, sono stati eliminati per la corsa alla vittoria dell'LEC e anche ai mondiali. Hanno deciso di sconvolgere un po' le cose in casa. Infatti ci sono state diverse voci per quanto riguarda l'introduzione di un nuovo coach, il cambio di top laner che è troppo, insomma, è troppo impegnato a dedicarsi a World of Warcraft, e il cambio del support. Gli unici punti fissi, gli unici punti fermi che sembrano dover rimanere sono Caps e Reckless. Questo per testimoniare che comunque anche Carlos è molto affezionato ai Fnatic. Giustamente. Tu che cosa ne pensi, Lele? Di tutto il team dei G2, allora, che cosa, non so se hai guardato qualche partita quest'anno, picco, ma che cosa saresti andato a cambiare? No, però più o meno l'ho seguito durante l'anno. Il problema principale dei G2, che penso che tutti quanti siamo d'accordo su questo punto di vista, è che sfociavano troppo nell'ego, cioè siamo il team della Madonna e spacchiamo i culi a tutti. Più o meno era questo il modo che loro vedevano le competizioni che andavano a effettuare. Che comunque il secondo è vero, problema potrebbe essere vero, io non lo so, sono un comune essere umano. Il secondo problema è il top laner Wunder, che sono negato con i nomi. Sì, Wunder. No. Il problema di Wunder è che, tra l'altro, io seguivo durante i suoi streaming o durante le sue partite, è che giocava troppo World of Warcraft e non facesse solo Q, quindi non si allenava in maniera meccanica. Questo per un giocatore professionista potrebbe essere un leggero problema, quello di non giocare e allenarsi durante le giornate. Faceva soltanto Esatto, ma ti riporto una cosa fantastica che è uscita fuori durante l'ultimo periodo di Wunder in scrim contro i Karmin Corp, che ha beccato Adam in scrim contro Adam, che ha tra i suoi comfort pick Olaf. È andato e ha piccato Olaf. Wunder si è quasi offeso della cosa. Ha detto: ma scusa, ma che fai? Mi picchi Olaf contro? E quindi sai che cosa ha piccato Wunder in scrim? Che cosa? Yumi top. Dice: se tu mi trolli, mi prendi in giro piccandomi Olaf top contro, io ti prendo in giro e picco Yumi. Risultato? Wunder distrutto dalla ghigliottina di Noxus di Adam con Darius nell'ultimo game di Fnatic contro G2. Non male. Sono rimasto contento? Forse. Può essere. Dicevo, questo è un grosso problema che si portavano alle spalle i G2, cioè tu non puoi solo allenarti con un player che si allena solo nelle scrim, hai bisogno che faccia più pratica e quindi lo devi per forza buttare via. Poi sappiamo tutti che Caps e Reckless anche in passato hanno lavorato insieme, avendo anche problemi, non so se vi ricordate, ci sono stati comunque dei diversi problemi tra questi due player che non sinergizzavano bene insieme, perché perché entrambi sono player che richiedono, tra virgolette, risorse. Cioè, se Caps ti chiede risorse, tu come team le devi prendere da qualche parte, e le devi dare a lui. Quindi se tu le dai a Caps, poi non le puoi dare pure a Reckless, capito? Esatto. Non puoi avere tutti e due che con lo stesso playstyle, quindi uno ci andrà a soffrire e ovviamente si creano problemi. C'è da dire che durante lo split di quest'anno il dare risorse a Caps non ha pagato per niente, però sembrava far brillare Reckless in un certo senso, cioè il dare risorse a Caps comunque era come se teneva Caps a galla, che comunque ricordiamo tutti, Caps ha tenuto i G2 a galla per lo scorso split quasi interamente, quindi e Reckless comunque faceva il suo, non faceva mai troppo di più, ma con il suo lo faceva. Vabbè, ha un playstyle molto molto difensivo Reckless, sapere su e farm, aspetta e poi diventa il mostro che è, quindi ci sta. Il problema è che diventerà a modificare la totalmente la composizione del team se Wunder lo devi togliere perché non è un player che si allena, cioè tu non assolutamente, per me quella era una delle più grandi falle del team, quindi diventare a sostituire il top laner e insegnargli il playstyle dei G2. Poi se vuoi andare a modificare anche altri giocatori lasciando Caps e Reckless,
devi andare a trovare il jungler e il support, che secondo me il jungler e il support sono i ruoli più importanti nella composizione, perché ovviamente il jungler e il support va a determinare la vita della mid lane e della bot lane. Pare quindi... ci sia stato in questo breve periodo comunque da parte dei Mad Lions un'accusa di tampering, di poaching, non ti so tradurre la parola in italiano, però poaching è quando vai a cercare un giocatore che già sta in un team, esatto, da parte dei G2 nei confronti di Karzi, che è il AD carry dei Mad Lions. Quindi forse l'idea di cambiare Reckless c'è stata, non si sa. L'unica certezza, anzi non certezza, il rumor più assodato al momento sembra sia proprio il top laner. Sembra che i G2 rinuncino a Wunder per spostarsi su un Broken Blade, che è rimasto orfano dello Schalke, perché lo Schalke non ha più lo slot in LEC, no. E sembra che Broken Blade sia il principale iniziato ad accasarsi dallo Schalke ai G2 insieme a Dylan Falco, che ricordiamo tutti ex coach dei Fnatic e adesso coach, almeno ex coach anche degli Schalke 04, che non hanno più nulla. Però vedi tu, mo nei G2, se dovessi cambiare top, jungla e support, io la jungla al momento non la cambierei, perché Jankos ha dimostrato, oltre a essere una voce di team che comunque fa spogliatoio, perché Jankos non è solo un clown, è meraviglioso, tutti quanti amiamo Jankos, è inutile. Io non la cambierei, perché ha dimostrato di essere ancora in grado di competere. Se devi cambiare, allora, se dovessi cambiare la top, chi vedresti bene là? Al momento di libero c'è Broken Blade, che ha fatto vedere di essere in grado di fare tante cose. Però Broken Blade non è che è un'altra persona che ha bisogno di tante risorse. È quel punto, questo è un problema che la gente non capisce. Cioè, quando tu vai a creare un team, devi capire che hai un tot di risorse e dei game plan che tu devi applicare durante la partita. Quindi se tu sai che per vincere il game A devi giocare per la mid, per vincere il game B devi giocare per la bot, tu devi sapere che la top deve soffrire, o viceversa, se tu vuoi giocare per la mid o per la top, la bot deve soffrire. Quindi devi avere un giocatore che è in grado di giocare anche in losing lane. Devi avere un giocatore che è in grado di fare sia A che B, se no va al baretto, ed è complicatissimo, perché poi non è che diciamo stiamo parlando di un livello medio-alto, no, stiamo parlando del livello top. Tu devi trovare il miglior top laner che è in grado di dare risorse a chi ne ha bisogno, in questo caso Caps e Reckless, o il miglior contemporaneamente il miglior top laner che, se gli dai risorse, è quel Godzilla che cammina sulla corsa superiore. Ed è complicatissimo, è davvero difficilissimo, perché tu in questo caso dovresti forse andare a cercare un top laner asiatico, perché quelli sono dei demoni che camminano sulla terra, che possono sì giocare per altri, contemporaneamente essere quei mostri meccanici che, se gli dai risorse top lane, che può succedere e deve succedere per forza, ma se succede tu lo devi applicare, capito? Certo. Se tu sei il top laner e io devo costretto a giocare per la top lane perché la bot o losing matchup o non do risorse, che ne so, bot c'ho Ezreal e Bard. Ok, Bard sarà tutto il tempo in giro per la mappa e Zreal farmerà da solo nella corsia inferiore. Tu lì devi per forza giocare per la mid e per la top. E se gioco per la top e ti do anche 50 gold, tu quei 50 gold mi devi far diventare 100, 200, 300 e così via. Ma devi anche trovare il giocatore che fa la viceversa, cioè che gioca per gli altri. È difficilissimo, perché ripeto, il livello è troppo alto e nomi di top laner del genere liberi in questo momento che possono fare questa cosa non me ne vengono in mente. Ecco perché forse, se ci pensi, Wunder se lo tenevano proprio per via di questo, proprio per fargli giocare a Yumi Top, tentavano, a parte per quello, ma perché forse loro si accontentavano e dicevano ok, Wunder magari non si allena come gli altri ma è in grado di fare A e B, ma questo in grado di fare A e B è abbastanza? Per quanto si è visto nell'ultimo anno, no. Ma io sin dall'inizio ho detto no. Da quando l'ho iniziato a seguire, ho visto che lui non faceva altro che scream e basta, e poi giocava WoW.
per me innanzitutto vuol dire che non sei professionale, che tu non e puoi... Vediamo che cosa ne pensa invece, caro il mio Lele, che cosa ne pensa una persona che è tornata dall'oltretomba, dopo essere caduta ha deciso di cambiare inquadratura, ha cambiato tutto quanto e sembra essere di nuovo tra noi. Sembra, non lo so se mi sentite, spero di sì. Il problema è che forse se mi vedete in... io posso provare a fare in realtà post. Sì, se ce la faccio, se questo coso un attimo, Piano piano, okay. Giro, piano piano. Ah, adesso sì, forse sei invertito. Come Mussolini. È meglio, cioè, nel... Storto ma in verticale, sì. Adesso sì. Sono... No, sei storto. Come sono? Bellissimo. Sono storto? Ci voglio ricordare così, devo dire. Niente, non va bene, allora ci provo così. Vabbè, ci provo così. Tanto siamo mai voi da investigare, vabbè, lasciamo perdere. È successo, non so nemmeno cosa è successo, non so nemmeno perché non sta funzionando il wifi, improvvisamente è morto. Lo stesso è accaduto con non so perché nemmeno il cellulare non riesce a collegarsi, cioè il computer non riesce a collegarsi col mobile del cellulare, non so cosa è successo. Eravamo arrivati a voi, bello della diretta, cosa avete detto in questi ultimi esatto, il bello della diretta, soprattutto evidentemente i poteri forti e non vogliono che io parli dei rumor della stagione, evidentemente. Mi vero, sembra abbastanza chiaro che sia così. I poteri forti non vogliono. E i poteri forti non lo vogliono, quindi i poteri forti mi sa che aspetteranno una settimana. Riguardano. Potrebbe anche, ma intanto stavo dicendo, sono parlando soprattutto dei G2, perché ovviamente riguardano quasi esclusivamente in G2. E Pablo Suarez in settimana comunque ha rivelato qual è il buyout, cioè la clausola delle scissioni, sostanzialmente che se tu squadra ti presenti con quella cifra, quei giocatori sono immediatamente tuoi. Parliamo di Wunder, che sembra insieme a Mythix essere sul mercato perché saranno gli esuberi sostanzialmente di questi G2 Esports, mentre Caps è sicuramente confermato, è l'unico punto fermo e ha rinnovato il contratto fino al 2023. Jankos è vicinissimo alla conferma, alla riconferma, anche lui con il rinnovo del contratto fino al 2023. E di Reckless in realtà non si sa molto, invece Wunder, se volete Wunder, bastano 2 milioni di euro, 1,5 invece milioni di euro necessari per avere Mythix. Se invece oltre loro volete anche Grubbs, cioè il loro head coach attuale, che probabilmente non lo sarà più, rumor parlano di Dylan Falco al suo posto, se volete Grubbs ne bastano appena 160.000 euro per avere il suo cartellino. E quindi per interrompere in anticipo il contratto che il coach, ma anche i giocatori magari hanno in questo momento con l'organizzazione dei G2 Esports. Ma il rumor forse che potrebbe essere più interessante per l'italiano riguarda, qua metto fra parentesi un purtroppo, riguarda Gisughe, perché a quanto pare, secondo alcuni rumor che sono usciti su Twitter, pare che sarà sostituito. Gisughe ha il contratto in scadenza a novembre 2021 con gli Ivy Geniuses, squadra con cui ha giocato, per cui ha giocato negli ultimi due anni, sia nella stagione 2020 che per tutta la stagione 2021. Pare, arrivando tra l'altro a un solo game dalla qualificazione ai Worlds, purtroppo poi contro gli Under Thieves hanno perso al quinto game, e pare che sarà sostituito da un mid laner francese. Ora, non è chiaro chi possa essere. Qualcuno pensa a Seiken, il giocatore dei Carmine Corp che ha vinto appunto due volte l'European Masters, ma Seiken credo che per lui sia anche più probabile. È tanta roba, sicuramente, ma proprio perché tanta roba, ma proprio perché è tanta roba credo che sia più indicato, più semplice per lui arrivare in LEC piuttosto che in LCS, quindi piuttosto che andare direttamente già adesso in Nord America. Qualcuno parla di Tucouil o Tucouil, a seconda di come vada pronunciato in francese. Non ho mai studiato francese, non ho la più pallida idea quindi di come vada pronunciata una cosa del genere. E, ma ci sarebbe anche, ad esempio, Veteo, che è il giocatore del Misfits, che potrebbe essere un'occasione per gli Ivy Geniuses, magari stanco di giocare nei Misfits, magari pensa di non poter più, di veder chiuse altre squadre. Lo ricorderemo così. Superiori ai Misfits, perché comunque i Mischi non credo che siano entrati ai Fnatic. Un costo penso per un manager di Mad Lions, non vedo perché andare a cambiare un team come Mad Lions, che ha benissimo performato, ha vinto due volte il titolo LEC, ha fatto bellissima figura al MSI, speriamo che faccia una bellissima figura anche al Worlds, quindi... potrebbe essere Veteo magari una possibilità sotto questo aspetto, ecco.
e RIP Jisuke, purtroppo. Per finire il discorso. E finire il discorso così, perfetto. Bellissimo. 10 minuti di... Poi per un punto, potrebbe, Gesù che comunque ha una carriera ancora lunga come tanti altri giocatori stanno dimostrando, quindi potrebbe approdare un altro team LCS che sia un top team o un non top team, e potrebbe approdare, tornare in Europa, magari potrebbe anche andare ai nuovi BDS, cioè abbiamo questo nuovo team che magari ha bisogno di farsi anche di farsi conoscere magari un po' anche come dalla community, perché comunque un team nuovo, una figura come Gesù che potrebbe essere interessante. Secondo me ha ancora le abilità e le stile per poterlo dimostrare, e poi lo sappiamo, la sua esuberanza è sicuramente qualcosa che porta tanti tifosi, non solo italiani ovviamente. Potrebbe essere interessante per un nuovo team che deve affacciarsi sulla scena, potrebbe finire nell'FL, in Superlega, in Premier League, insomma in un circuito, in un buon circuito IRL europeo. Non credo che sia la fine della sua carriera, anzi secondo me ha ancora tante possibilità, quindi RIP Jisuke, ma fino a un certo punto. Forse lo scopriremo la settimana prossima con ospite sì. Daniele. No. Non penso, non credo. Magari. Ma per dico, voi magari, ragazzi, possiamo garantirvi che ci proveremo. Ci proveremo, sicuramente. Guarda, ci possiamo provare entro la fine dell'anno, sicuramente non adesso, perché credo che nell'off season, in fase di contrattazione, sia anche difficile per i giocatori partecipare alle varie trasmissioni, perché è inevitabile che poi arrivi qualche domanda, ma sono domande a cui ovviamente non possono rispondere, perché se sono in contrattazione, stanno facendo una contrattazione con chiunque altro, è praticamente impossibile, quindi manca metterlo in difficoltà, però possiamo provarci in realtà per qualche altra prossima trasmissione, puntata sicuramente. E ci proveremo allora. Bene, noi siamo giunti ai titoli di coda, Francesco. Ti sei assentato per un po', ma siamo giunti ai titoli di coda. E quindi... Scusate. No, ma che? Ma sto scherzando, ma figurati. E quindi io innanzitutto volevo ringraziare Sozze, perché è stato meraviglioso, è stato con noi per tanto tempo, è stato sempre disponibile, gentile, e ci ha illustrato tante cose che non conoscevamo. Ringrazio ovviamente voi due. Francesco De Giamo Lombardo, grazie per la tua presenza anche in orizzontale, in verticale, in qualsiasi modo tu ti voglia presentare. Ringrazio il nostro nuovo ingresso, ringrazio Emanuele Revilvage di Vella, shoutcaster per Atleta League, lo è stato, lo vedremo anche in altre vesti, chissà, vedremo. E ringrazio Mattia dalla regia che tutto vede e tutto tocca, accanto a Raf. Ringrazio Nicolò Masini. E ringrazio anche Giulio Gezzi, il direttore di Atleta News. Per questa settimana è tutto, io vi rinnovo l'invito a seguirci su tutti i social, potete scrivere punto esclamativo social in chat per scoprire tutti i link dove seguirci, sono tanti, abbiamo fatto il link tree, è molto bellino, mi garantisco, seguite il link tree che è bello. E niente, noi ci vedremo, grazie Sir Wolf, grazie ancora anche per il supporto che era dal canale, noi ci vediamo la settimana prossima. Studio League ritorna la settimana prossima alle 15 e sarà l'ultimo appuntamento alle 15, perché poi per i Worlds l'orario sarà diverso, ve lo anticipo già da subito. Che brutto che è detto l'ultimo appuntamento, sembra che erano due. No, sarà l'ultimo appuntamento di Studio League normale, poi ci sarà Studio League edizione Worlds, insomma facciamo le cose più... La mattina, così mentre la fate mattina. Colazione ci sentite... No, così mentre meno. Fate colazione... Mentre preparate il pranzo. Cioè poi dipende a che ora vi alzate, cioè se vi alzate alle 11... Buon per voi e fate colazione con noi. Durante dipende dalla regione di provenienza. La lezione di matematica la mettete giù e noi in grande su Twitch. Esatto. No. Bene. Esatto. Da me è tutto. Dalla redazione di Atleta News è tutto. Grazie ancora per averci seguito e alla prossima. Ciao.